Dobbiamo unire, che ancora molto da fare, ancora molto da dire, perché è passato un governo, è caduto il governo, l'Italia è diventata del cuore e del cuore.
coraggio di quella gente lì, è un centesimo dei coglioni di quelli lì, noi continueremo il lavoro per loro, italiani! Non devo gridare, non devo dire parolacce. Non devo gridare, non devo dare nessun fianco a queste televisioni, ci sono tutte. Io voglio dare un benvenuto alle nostre vere televisioni dalle quali prendiamo una sana informazione. Ci sono oggi un benvenuto alla televisione australiana. Grazie a tutti. Questa democrazia da tutti fuori ed è qui con noi Al Jazeera. Un benvenuto alla BBC, un benvenuto alla CNN, un benvenuto a quello di che mi riprende, che ho conosciuto, maresciallo, non so che te la dico. E adesso c'è anche la RAI, si stanno muovendo, hanno paura. Hanno paura! Avete adesso paura! Ma noi vogliamo tranquillizzare perché le nostre armi non sono le strade, andare a spaccare vetrine, le nostre armi sono scendere in piazza, mettere una firma, prendere e lasciarli! E la nostra arma principale è prenderli per il culo! Italiani e italiane, noi hanno cercato di tutto per mettere zizzania da questa piazza. Tira giù la bandiera, per favore, grazie. Tiratele giù, non è una piazza da bandiere questa qui. Questa è una festa del 25 di aprile che appartiene a tutti gli italiani, con o senza bandiera. Fuori e senza bandiera. Hanno cercato di tutto, cercando di zizzania, di mettere una piazza contro l'altra, di mettere, di dire, gli amplificatori saranno girati uno contro l'altro, abbiamo gli stessi amplificatori, volevano farci diventare come Don Camillo e Peppone, capito? Quando Peppone parlava, Don Camillo tirava le campane per non fare sentire, invece voglio dire a chi si è opposto a questa manifestazione, che siamo tutti peccori e tutti non capirli. Non devo gridare. Si sono opposti i grandi uomini di sani principi. Da Chiamparino è sceso, ha detto che non condivide, ma è giusto, non condivide questa manifestazione per la libera informazione. È chiaro che non condivide, perché sì, se la libera informazione ci fosse, tutti saprebbero il livello intellettuale del vostro stile. Tutti saprebbero. L'acqua. Un altro che si è opposto tra questi filosofi che vengono fuori sempre dopo, filosofi postdatati o uomini di cultura. Un altro uomo che io leggo e conosco, perché ce l'ho avuto contro in diverse cause, è l'avvocato della Fiat, Franzo Grande Stiglitz. Oggi, già uno che si chiama così, guarda, averlo contro, io avevo un avvocato perché lui sta sempre dalla parte delle grandi società. Io ce l'avevo contro in una causa, non mi ricordo più di quale, e il mio avvocato si chiamava Pino Circolino, Circolino. Io Pino Circolino, lui Francia Grande Stiglitz. Il magistrato lì non l'ha fatto neanche entrare nel suo ufficio. Bene, Francia Stiglitz ha abbracciato i valori della resistenza, dell'onestà, della libertà. Francia Stiglitz li ha abbracciati adesso, perché circa un mese fa. Ecco perché non vuole manifestazioni sulla libera circolazione dell'informazione. Perché qualche mese fa, lui che è avvocato della isla finanziaria della FIA, lui insieme
a Gabetti insieme a Marone, il briole scalo della Fiat, hanno saccheggiato la Fiat attraverso la loro finanziaria, facendo un equity swap. C'è un altro modo di rubare, che non è più rubare, è fare equity swap. E allora loro che cosa hanno fatto? Hanno costituito la classica società finta in Lussemburgo e attraverso la loro società, attraverso la Merrill Lynch e la banca, hanno comprato azioni della loro società, sempre tutto interno, non hanno tirato fuori una lira, hanno giocato al ribasso, hanno comprato le azioni a 5 euro e mezzo, mentre un piccolo azionista la poteva comprare un'azione fitta a 8 euro e la differenza l'hanno intralciata con le famiglie Agnelli, togliendo dalle buste paga degli azionisti e degli operai. Questo è uno che oggi non vuole l'informazione, vaffanculo! Non mi devo arrabbiare, non mi devo arrabbiare. Ecco che mi faccio prendere la mano. Ecco, ho fatto un corso, ho fatto un corso di malattia. Per non parlare più male, voglio parlare sottovoce. Allora, stiamo facendo una cosa straordinaria. Che avete iniziato voi, hanno iniziato i ragazzi l'8 settembre è successo qualcosa di incredibile, si sono materializzati 1,5 milioni di persone per far sì che donne, vecchi, bambini andassero a fare a votare una legge popolare. Dall'8 di settembre, signori, vi sembra che non sia successo niente, dall'8 di settembre adesso, ed è solo l'inizio, è successo tutto, cari signori. 5 partiti non ci sono più. Quelli che sono rimasti non sono neanche più partiti, sono una congrega d'affaristi. Noi siamo andati a votare, questo che mi girano, non devo parlare mai, cosa mi posso dire? Mi girano i pompastrelli. Perché siamo andati a votare delle elezioni assolutamente anticostituzionali, assolutamente irregolari e fuori legge. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica, Morfeo Napolitano, che dorme, dorme, si fa i pisolini, poi esce e monita. Avevamo fatto un referendum per cambiare la legge elettorale. E il referendum si doveva fare prima delle elezioni, non dopo. È come mettersi profilattico dopo che hai trombato. E allora Napolitano dovrebbe essere il presidente degli italiani, non il presidente dei partiti. Non ci sono più i partiti. Siamo andati a votare una. Siamo andati a delle votazioni senza poter scegliere il candidato, violando il principio sacro della Costituzione, che il popolo è sovrano. Non abbiamo scelto il candidato, non abbiamo scelto i partiti perché si sono fusi tra loro, non abbiamo scelto il programma, perché è il programma di testa d'asfalto, che non sono il testa d'asfalto, si fa ascoltare adesso, l'ho visto, gli danno anche quello per le mani, l'ho visto che pioveva l'unica superarmi. Il programma di testa d'asfalto e di Topo Gigio Belproni è identico. Siamo andati a scegliere, a mettere una croce, come ce l'ho trattato come delle bestie, perché non abbiamo conosciuto e non conosciamo. E tramite questa croce abbiamo mandato in Parlamento 70 di nuovo prescindibili, 70, senza che voi ne sappiate niente. Mi sento di fare un disturbo. Marroni ha preso un traggio a consiglio ufficiale. Sulla sentenza si legge, ha preso 4 mesi e 20 giorni per un traggio a consiglio ufficiale. Lui in una rissa con la polizia che invadeva il suo ufficio, ha avuto una colluttazione, gli hanno rotto il setto nasale. Prima di cadere in terra ha avuto la pronta energia, la grande energia, che il primo poliziotto che gli passava davanti
gli ha preso la caviglia e gliel'ha morsicata. Ed è stato condannato per aver morsicato la caviglia al poliziotto, cazzo! E sarà il nostro nuovo ministero, ministro degli interni! Il ministro degli interni! Che è sempre in mezzo al poliziotto e sempre ministro degli interni. Immaginate che vita farà appena vedo una famiglia di un poliziotto. Bisognerà mettergli la museruola. Allora, se uno che morsica la caviglia a un poliziotto diventa ministro degli interni, allora mi ha telefonato un black bloc del Fiocco di Genova, mi ha detto, io ho morsicato un gomito a un maresciallo, voglio diventare presidente della Repubblica. Noi diciamo queste cose vere e gli australiani, Al Jazeera, BBC, credono che sia un comico che mi potete essere divertente, basta figuratevi se avete dei pregiudicati in Parlamento. Bene, non avete notato che i reati e i delinquenti, i pregiudicati sono diminuiti perché sono diminuiti, abbassali qua per favore. Sono diminuiti i partiti. Allora vediamo un attimo, perché siamo qua. Siamo qua per fare una cosa, secondo me straordinaria. Non siamo qua a sentire solo uno spettacolo. Non siamo qua solo a divertirci, a sentire musica, a scambiarci segni di pace e a prendere per il culo il prossimo. Siamo qua per mettere una firma, tre firme, in tre referendum. Questa volta non è una legge popolare. L'8 di settembre 350.000 firme raccolte in un giorno sono state messe in un cassetto o sono state messe in cantina. Vi giuro in questo momento che le ritireremo fuori delle 350.000 firme. E se no, gliene porteremo 2,5 milioni questa volta. Troveranno qualche espediente legale, qualche costituzionalista dirà non sono valide, non sono nei 3 mesi, no, qualche costituzionalista si troverà sicuramente qualcosa, forse la Corte Costituzionale che dovrà decidere in questo referendum, se raccoglieremo le firme nel marzo 2009, dirà che non sono valide, ma lo dirà nel marzo 2009, io sono qui adesso, voi siete qui adesso, è la mia coscienza che mi fa parlare adesso, non me ne frega se qualsiasi servo del potere mi elimina la validità di 2,5 milioni di persone che sono uscite di casa a mettere una firma. I referendum sono tre. Avete visto quelli che si sono incazzati del D-Day di settembre ci sono stati, mica i politici, questi camerieri, questi giornalisti, si sono incazzati questi servitori, servi, servetti, i vari Iota, Mimun, i vari Mazza, che andavano in televisione, lo ricordate Mazza, col segno della pistola, perché adesso c'è testa d'asfalto, che... Ma pensa che cazzo faranno ad Arcole noi e questi insieme? Pensa l'asfalto che farà così gli italiani, gli tireranno fette di polenta, e io la tiro lassù, dammi due troie, ti do 2 senatori. E ci sarà il cantante napoletano che dirà tutti una cosa grande. Bene. Scusi! Le cose che non si sanno sono le uniche cose vere. Noi siamo tenuti in un coma farmacologico da queste televisioni e da questi giornali. Sono 7 televisioni e 3 giornali. Se andate nei loro CDA e guardate di chi è la proprietà di una rete o di un giornale che fa opinione oggi, ci sono tutti. C'è l'ABI, quindi le banche,
ci sono dentro le banche più potenti che abbiamo in Europa, col banchiere più potente d'Europa. Il nostro banchiere più potente, lo sapete tutti come si chiama, pluriconvernato e bancarotta non fraudolenta, ma privilegiata. Parlo di Geronzi, i figli, i nipoti, dentro i CDA dei giornali ci sono le banche, ci sono la Confindustria, ci sono gli industriali con le tazze nel culo, ci sono i partiti politici, c'è Mediaset e Testa d'Asfalto, sono lì dentro, che dicono quello che devono fare, che telefonano i giornalisti e dicono chi devono intervistare, dicono quali sono i programmi, mettono le scalette. Tutto questo inizierà a finire oggi! Tre leggi, dovete mettere tre firme, mi arrivano delle notizie straordinarie, noi qui c'è tanta gente, mi aspettavo qualche cosina di più, però per la questura sarete 300-350. Vedete domani i giornali, saranno divertirsi, ma voi ce la fate. A voi perlomeno non vi prenderanno per il culo. Tre firme, mi giungono. Qui c'è pieno, magari siete venuti per me, per Piotr, per i ragazzi, per Leopari, per altri. Ma le cose confortanti che stanno arrivando in questo momento sono straordinarie. Siamo in contatto con 450 piazze d'Italia, con 15 piazze all'estero, da New York, da Los Angeles, da Tokyo, da Parigi. E le notizie sono, Milano c'è una fila di 1,5 km, Genova c'è una fila, Palermo c'è una fila, Napoli c'è una fila. Tre firme. Una, la prima, togliere il finanziamento statale agli editori e ai giornali. Guardate che le cose vere non si sanno. Noi finanziamo con le nostre tasse giornali come la Confindustria, come Sole 24 Ore, il Corriere della Sera. Giornali c'è ancora peso, perché 19 milioni di euro che prende il Sole 24 Ore in decurtazioni di tasse, agevolazioni sui telefoni, sui bolli, sulla posta, sulla carta, il giornale del liberismo, Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, giornali del libero commercio, della libera domanda, sono giornali statali pagati da noi. Basta, 1 miliardo di euro vanno a finire a questi giornali qui, elenco. Secolo d'Italia, 3 milioni di euro. La Padania, 4 milioni di euro. L'Unità, 6,9 milioni di euro. L'Unità è quella che ci ha messo oggi, ieri in prima pagina, con grande manifestazione. Noi siamo contro i valori della resistenza, l'Unità. Loro sono contro di noi, hai capito? L'Unità che prende 6,9 milioni di soldi statali per prendere, non per vendere i giornali, per stamparli, ne stampa 120.000 ed è rimborsato per 120.000, ne vende 60.000, gli altri 60.000 vanno in discarica, riempiamo le discariche, disboschiamo la Val d'Aosta per dare un soldo per i paraculi. Europa, 3,1 milioni. Liberazione comunista, 3,7 milioni. Libero, 5,5 milioni. Repubblica, 12 milioni. Corriere della Sera, 25 milioni di euro. Sole 24 Ore, 18 milioni di euro. Avvenire, 6 milioni di euro. La Stampa, 7 milioni di euro. Il foglio, 3,5 milioni. È stata una tournée politica.
Clavinetti, con la mano. Ha fatto una tournée, ha fatto 3-4 cose, poi è dovuto scappare, perché finalmente nelle piazze c'era la vera democrazia. Finalmente non racconti più palle. E poi Penale è stato contestato con delle piccole cose, gli tiravano dadetti di prosciutto, gli hanno tirato un ovetto solo che gli è piccato nel capò. Tutti i politici solidali, l'antipolitica, l'antidemocrazia, hanno telefonato anche a me se ero solidale con Ferrara. Dico, guardi, io sono solidale, ma non con Ferrara, con l'uovo. Perché pensa cosa deve aver patito l'uovo un attimo prima che si spiazzicasse in quel container di rifiuti tossici alla sera. Il riformista, 3,4 milioni, il Corriere Mercantile, 2,6 milioni, il Manifesto, 4,4 milioni, Oggi di Romagna, 2,250 milioni, il Messaggero di Sant'Antonio, ma il cazzo, fare vela, e perché se non ce lo paga Baffetto da lei? Chitarre. Allora, mi dicono che non è giusto perché togliere le sovvenzioni, siamo in un libero mercato, sì o no? Io, per una nazione libera, con una bella informazione, vorrei che in Italia nascesse un giornale pagato da chi lo legge, porca puttana! Seconda firma, abolire l'ordine dei giornalisti, l'ordine. Scusi, io vorrei scrivere un pezzo, ma lei è iscritto all'ordine dei giornalisti. Come se fare il giornalista bisogna essere iscritti a una casta, pagare una retta, e poi ci sono quelli sopra che dicono che sei o non sei, se puoi scrivere, se sei pubblicista. Questo è il detto di Einaudi, ve lo faccio leggere. Einaudi cosa diceva? Dell'ordine dei giornalisti, unici al mondo siamo ad avere l'ordine dei giornalisti, fondato nel 1925 da Mussolini per tenere in braga di terra i giornalisti. Eccolo. Bene, Einaudi diceva che non esiste e non può esistere l'ordine dei giornalisti. C'è l'articolo 21 della Costituzione, l'informazione deve essere libera. Con la rete chiunque è giornalista, chiunque può scrivere, chiunque può leggere. La rete li farà fuori tutti lo stesso. Che deve essere qualcuno che pagando ti dice che sei giornalista. Ma mi piace, voglio dire. Allora facciamo anche l'ordine dei poeti. Io dico il cuore, sono poeta, tu gli scrivi, ti pagare una retta, e poi lui dice, ma no, non sei poeta, vai, prossimo anno se paghi la retta. Via, le cose del passato. Bisogna mettere un attimo in cantina e pensare un po' al futuro, se vogliamo un paese giovane, veloce, dinamico. Basta con le cose del fascismo degli anni 25, basta! Terza firma, quella più importante di tutti, perché mi telefono, c'è gente che va a firma, ma non capisce, e io li capisco perché non capiscono. Quando cerchiamo di parlare abolizione della legge Gasparri, e vediamo Gasparri, già guardarlo con questi occhi come il tenente Colombo, se lo fissi ti viene la rabbia intima. La legge Gasparri è un affronto alla democrazia e alla libertà. La legge Gasparri fa sì che un nano con capelli d'asfalto, un ologramma che non esiste, una salma riesumata dal Partito Democratico, perché è la morta! La legge Gasparri permette
che è nano, un ologramma, un iPod nano, posso avere in un paese civile 3 televisioni e 20 giornali ed essere presidente del Consiglio. Ma ve lo immaginate con Obama che diventa presidente degli Stati Uniti, che è proprietario della Fox, dell'ABC e dell'IBS? Ma immaginate, non esiste al mondo. Le frequenze, guardate in alto, per Dio, guardate in alto, quelle sono le frequenze, vi dite qualcosa, sono quelle le concessioni, le lettere passano da lì. L'etere non può essere di un privato, l'etere infatti è data in concessione perché le frequenze sono dello Stato, nostre. E allora Trufolo è riuscito a farsi dare 3 frequenze da uno che poi è scappato, che era Craxi. Con le 3 frequenze ha fatto 3 televisioni, ha tirato su tanta pubblicità da diventare miliardario. Ci sarebbe riuscito anche mio figlio Ciro, di 8 anni! Poi si è comprato la Mondadori, corrompendo un giudice attraverso una sentenza definitiva del nostro amico Previti, che è quello che l'ha preso nel culo lui, per aver corrotto un giudice mentre testa d'asfalto, ha preso corruzione. Ma semplice, perché era già corrotto prima, più che semplice. Bene, la legge Gasparri dice questo, c'è stata una sentenza, almeno 3, l'Unione Europea ci sta condannando perché evadiamo le sue direttive, l'Unione Europea ci sta dicendo che se entro la fine di questo mese Rete 4 non va sul satellite e prende il suo posto perché rispetta il diritto da sentenze costituzionali di Europa 7, noi saremo in mora e cominceremo a pagare, e paghiamo noi al posto di Fede, state a sentire, pagheremo 300.000 euro al giorno con effetto retroattivo da gennaio 2006 fino alla fine di questo mese. Pagheremo 330 milioni di euro noi per mantenere Emilio Fede lì, magari un calcio nel culo verso il fratello. Ho detto qui, mi sta parlando qui. Uno schiaffetto, quanto con Fede è uguale. Allora, io voglio per i miei figli, per i miei nipoti, che ci sia in Italia una televisione come questa, come l'australiana, come la BBC, pagata da chi la guarda, non pagata da chi sei. Una televisione che metta il suo magazzino a disposizione degli utenti, perché lo sapete cosa sta succedendo, unica televisione, ma non lo fanno neanche in Cina. Quando un politico va a farsi intervistare, e ci sono quelle interviste che vi rendete conto immediatamente, cioè quella di quella sottospecie umana che è Riocca, che ha intervistato testa d'asfalto, vi ricordate? Testa d'asfalto che mentiva, diceva Biagi se n'è andato perché voleva la sua liquidazione, e questo verne, questo, ma non ma che se lo scalpo è così niente, lo sappiamo, ma la cosa da vomitare è Riocca che è rimasto lì come un cagnolino, in silenzio. E allora è successo questo, che la rete fa giustizia di quella televisione lì, la rete fa il contraddittorio, si prende il filmato, si mette in rete e poi si è abbinata la dichiarazione ultima di carriera in vita di Biagi, che ha detto mi hanno mandato via con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Hanno paura della verità! Ecco perché! Tutti i filmati della RAI, intervista da politici,
sulla rete vengono tolti dalla RAI! Vengono tolti dalla RAI per diritti d'autore. Come? Un'intervista di un politico che lo paghiamo noi, fatto da un giornalista della RAI che lo paghiamo noi, dentro uno studio della RAI che lo paghiamo noi? Tu mi prendi l'intervista e perché vuoi i diritti d'autore, che siamo noi gli autori? E togli la verità. Eccoli che portano paura. La BBC, qualsiasi cosa del loro magazzino, vai su YouTube, sulla rete, viene data gratuita. Io voglio una televisione pubblica, senza pubblicità, senza partiti, senza presidenti del Consiglio che telefonano ai direttori di rete e gli dicono ti do due troie in cambio di due senatori. Voglio che l'altra gente... Bene, le cose che sappiamo, le cose che non sappiamo sono vere, ma quelle che sappiamo non è che siano false, sono similvere, sono piccole notizie. Loro hanno combattuto nella piazza di là, alla fine di questa cosa andremo a trovare, perché si merita, scusateci, ma si sono spostati, andremo in piazza Castello. Ma abbiamo combattuto loro il voto al nazifascismo. Noi dobbiamo combattere con un altro tipo di fascismo, che c'è il fascismo dell'informazione, un fascismo che non lo identifichi, un fascismo che non lo vedi, che ti sorride, che ti fa vedere delle file, qualcuno così, il fascismo che ti prende in giro. È questo fascismo, che è molto più difficile da vedere. Noi siamo un paese, nonostante gli sforzi che hanno fatto, e oggi è la festa del 25 aprile, festa della semi-libertà. Semi-libertà perché? Perché non siamo neanche liberi. E adesso vi faccio un esempio di com'è, tira giù, che com'è l'oggi l'informazione. Ora noi abbiamo quelli che si hanno liberati, che si sono talmente trovati bene da noi, che sono rimasti, parlo degli americani e della NATO, parlo della NATO, non voglio parlare come un estremista di sinistra o di destra, voglio parlare da cittadino informato e voglio darvi un'informazione sola. Noi siamo una portaerei della NATO, siamo una piattaforma, e allora onestamente, vi prego onestamente, vi faccio una domanda: secondo voi quante basi NATO ci sono in Italia? Ditemi un numero, per piacere. 2, chi mi dà 5, chi mi dà 8, 7, chi mi dà 10, chi mi dà 12, chi mi dà 12, ve lo dico io quante sono, e poi voi mi guarderete e mi direte è impossibile, ve lo dico io, 113 basi che sono presenti in quasi tutte le regioni italiane, tranne due, la Val d'Aosta e l'Abruzzo, forse perché non capivano la lingua, parlano come lei. 113 basi. Ecco, e io aprendo una televisione tedesca, un giorno vedo un servizio in tedesco, me lo faccio tradurre e vengo a sapere che vicino a casa mia, di Brescia e da Viano in Veneto, solo in quelle due basi lì ci sono 90 testate nucleari. Ho parlato con il sindaco di Brescia e il sindaco di Brescia mi ha detto dove vado a vedere su internet. Bene, abbiamo chissà quante testate nucleari, però noi abbiamo anche una grande costituzione che aveva anche previsto questo e siamo riusciti a sbagliare anche quello. E l'articolo 11 della Costituzione, me lo devi dare sulla scherma. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità alle limitazioni di sovranità. Promuove e favorisce organizzazioni internazionali rivolte alla pace, non alla guerra. E quindi cosa vogliamo fare?
sono andati a Roberto, persone che vogliono fare, a ampliare basi, a Vicenza, ampliare un'altra base, ne abbiamo 113, non ci basta! E allora io finisco qui, mi riposo un po', do la parola alle persone senza voce, vedete qui, non sono venuti grandi artisti, non sono venuti cantanti di nome, non sono venuti giornalisti, tranne uno che è sempre il solito che ti dirà questa manifestazione. Non sono venuti, non sono venuti gente importante, perché questa è una manifestazione che si parla di libertà e pochissime persone nel mio campo, nel campo dello spettacolo, dell'informazione e della cultura, oggi sono libere perché se vengono qua si giocano il culo il posto di lavoro e non è venuto, li capisco, ma non ci mancate, non ci mancate! Passiamo noi! E allora, ecco perché nascono comitati, associazioni, democrazia dal basso, cittadini informati. Un cittadino informato non lo prendi più per il culo, è questa la situazione, è questa! Lo prendi per il culo quando è buio, quando è in coma, quando non sa questa cosa è sbagliata! Allora sentiamoci, facciamo una boccata di acqua fresca per tutti, una boccata di acqua fresca. E sentiamoci un'associazione come tale che si chiama Calvolini. Venite su, perché lottano per la libertà della loro terra, Vicenza. Venite su. Siete Carmolini, venite, sei solo tu, grazie, vuol dire che sono le persone che combattono e non hanno mai voce, grazie per la vostra attenzione, grazie. Dovresti accendere il microfono, già non sai quello lì? Puoi accenderlo? Se no dovremmo parlare così e poi mi innamoro di te. Potete accenderlo, no? Dai, quello. Funziona? State tranquilli, ragazzi, vi sento agitati, io capisco. Fate parte della storia, ma se fate queste cappelle qui ci distruggono. Vai, hanno troppo dei momenti. Vorrei innanzitutto ringraziare del Pellegrino e il suo staff per avermi dato l'opportunità di poter raccontare le difficoltà che tutti noi attivisti non armorini abbiamo nel far conoscere agli italiani e agli italiani stessi la catastrofe che impone su Vicenza. Le forze armate americane vogliono trasformare Vicenza nella più grande base militare statunitense in Europa, riunendo la 173esima brigata aviotrasportata, cioè la prima linea d'attacco. Si tratta di circa 20.000 persone tra militari, civili e familiari. Tutto ciò nel tessuto urbano vicentino. Per fare ciò, voglio costruire la seconda base dopo la prima chiamata caserma Everly, costruita in piena guerra fredda negli anni 50. Una colata di cemento di 600 metri cubi equivalenti, giusto per fare un paragone, a 1.900 appartamenti di 100 metri quadri, utilizzando un'area di 550.000 metri quadri in parte di edifici da abbatterli per ricostruirli secondo le loro necessità e un'altra è un'area di aree verde. Tutto ciò nel 2008, dopo 19 anni dalla caduta del muro di Berlino. Noi non solo non vedremo cadere il muro della caserma Everly, ma ne vogliono costruire un altro in città. Lo vogliono fare a 2 chilometri dalla Basilica Palatiana, centro cittadino e patrimonio UNESCO.
La capitale stessa degli Stati Uniti, Washington, e molte linee degli Stati del Sud Stati Uniti sono costruite in stile palladiano. Riporto una frase sconvolgente per noi vicentini, pronunciata dal comandante dell'attuale caserma Egerbeck, generale Elbit. Non preoccupatevi per l'impianto ambientale, perché la nuova base sarà costruita in stile palladiano. Sarà costruita sopra una falda acquifera tra le più importanti di Europa che fornisce acqua a mezzo Veneto. A circa un chilometro ci sono vini sottili e zona protetta. In una città già super inquinata, terza in Italia per polveri sottili, pur essendo una cittadina di 110.000 abitanti, dove per qualità della vita si trova agli ultimi posti in Italia, già carente per gli standard europei di circa 1.000.000 metri quadri di verde pubblico. Si vuole condizionare la città alla presenza, insisto, nel tessuto urbano di due parti militari straniere. Ma super protette naturalmente le basi, da mura, le incisioni, blocchi, delle camere e quant'altro, come fossimo in una città perennemente in guerra. All'interno delle basi ci sarà un esercito straniero che, per quanto acuto, può decidere di condurre guerre ingiuste e non condivise dall'Italia. Vedi la guerra in Iraq. Grazie, grazie. Chiudi. No, saluta, non perché anche questa cadenza che è una cosa che sono già invecchiati di una ventina d'anni. Allora, quindi puoi chiudere e chiedere un aiuto, noi ci siamo vicini, che cosa farete nel prossimo per tamponare questa cosa qua? Allora, intanto per cominciare, gli alpinisti Nova Albolin hanno fatto sottoscrivere un patto ai candidati dall'amministrazione del comune di Vicenza. Ci sarà il ballottaggio tra due candidati, non faccio i nomi, uno di questi ha sottoscritto un patto che si impegnerà a bloccare questa base, un altro non l'ha sottoscritto. Perfetto. Hai altre cose da dire, ma il tempo naturalmente sei meraviglioso. Grazie a tutti. Questa è una lezione di come le cose vanno decise dalla base, dai cittadini, con dei referendum dal basso. Non si può fare una cosa e dirlo dopo ai cittadini quando hai iniziato i lavori. Devi partire dal basso col tuo comune, che i tuoi consigli comunali devono discutere con i cittadini prima di tutto e prima di fare qualsiasi cosa. Siamo con voi. Ciao, grazie. Ci sei, Eco TV e ci sei con i loro mezzi, limitati, stanno mandando in streaming questo avvenimento. Noi siamo in diretta in tutto il mondo, in 50 città del mondo, in 400 città italiane, senza televisione! Adesso credo che ci sia il contatto telefonico. Vorrei leggervi due cose. Perché non c'è il Grillo? Vorrei leggervi due cose. Scusate, io non sono abituato alle cartelline. Poi, una cartellina. Allora, parlerei un attimo di una cosa. Doveva venire qui una grande signora. Una grande signora che si chiama Clementina Forlero. La Forlero si è permessa di dire di un'intercettazione telefonica dove si parlava e parlavano certi personaggi che sono ancora lì. Perché nonostante l'80%
80% di persone che sono andate a votare, quindi il 20% non ci sono andati. Nonostante non tirino fuori ancora i numeri delle schede annullate, bianche, respinte, che ve lo dico io, ve lo dico io, sono quasi 5 milioni, vuol dire che 15 milioni di italiani su 50 non sono o hanno annullato la loro scheda o non sono andati a votare, sono il terzo partito italiano. Addirittura uno in Campania, davanti al centro, si è mangiato la scheda. È stato denunciato perché io non lo so, forse quando la espellerà sarà un rifiuto tossico nocivo, quindi inquinamento di ambiente. Dunque, abbiamo riproposto altre persone che ci sono sempre, non finiranno mai. Le due legislature che proponevamo noi con Fidesz l'8 di settembre non ne parlano neanche. Due legislature sono 8-10 anni, insomma De Gasperi, che è diventato il più grande statista della nostra storia, De Gasperi, ha fatto 8 anni di politica, 8, non 40. Bene, invece già chi fa 40 anni? Fassino il globulo, Fassino il globulo e il suo moglie, che lui non chiama quando la presenta in punto mia moglie, dice... La signora, come si chiama la moglie? Serafina. Anche in casa, signora. Globo, lei lo chiama Globo?
parliamo un po' con una persona che io stimo tantissimo da tanto tempo, un vostro cittadino, un cittadino, e lì fuori si chiama Balasso. Vieni Balasso! Fantastico! Grazie di essere qui con noi. Grazie! Buongiorno! Scusate, ma stavo pensando al povero uomo di Ferrara, poveretto, che quando ha lanciato l'uomo contro Ferrara, lui mentre ci arrivava stava pensando dentro di sé, valeva proprio la pena di uscire da un culo, Questo è stato quello che ha pensato. Comunque, qua, Grillo mi ha detto, oggi parliamo di cosa devo dire, Grillo, che io non ne fa, basta che ti incassi, va bene. Lui mi chiama a me solo perché ho il tono di voce alto come lui e così rimane alto il volume della piazza, è l'unico motivo. Allora, informazione, vuol dire anche verità, la verità è una roba difficile. Ah, per esempio, c'è questo film che a me piace tanto di George Clooney, non so se l'avete visto, Confessioni di una mente pericolosa. Ah, è la storia di uno che ha inventato dei programmi, dei format degli anni 70, è quello che ha inventato tra moglie e marito, è quello che ha inventato The Gong, che la nostra, da noi si chiama la corrida. Questo qua presentava in televisione, ma nel contempo era anche un killer della CIA. È la storia vera sta qua, no? Lui ha confessato dopo che era un killer della CIA, andava oltre Cortina, sparava uno col colpato, poi tornava a casa e faceva le sue trasmissioni, no, in televisione. Allora, questa storia ci dice due cose. Uno, che esiste un nesso tra fare trasmissioni di merda e uccidere la gente. Esiste un nesso. Questo è provato scientificamente. Due, questa cosa dimostra che la verità è una roba che la vieni a sapere sempre dopo. Andare a scavare nella verità è la cosa più difficile. Ecco perché io sono qua per solidarietà con i giornalisti, perché non è facile. Poi vabbè, in Italia adesso parleranno e vi diranno come sta la situazione della gente in Grillo. Però la verità non è facile. Il problema è che qua i giornali veri, non so se ce n'è, ma va molto di moda un giornale che è il cosiddetto giornale vittima. Sapete cos'è il giornale vittima? Allora, il giornale vittima è fatto, la vittima è un uccello che fa un verso insistente, fin quando i maroni dell'ascoltatore implodono. Fa un verso così. Quello lì è il giornale vittima. Cioè il giornale che martella su una roba, stabilisce una roba per non raccontare tutto il resto, martella sempre su quella, no? Che è diffusissimo in Italia, no? Guarda che è diffusissimo! È un giornale vittima in Italia. Per esempio, un giornale vittima è La Padania. Vi faccio un esempio. La Padania, che molti pensavano che La Padania non avesse neanche l'inserto culturale, tra l'altro, no? E invece ce l'ha. Ce l'ha l'inserto culturale a Padania. Non ha un nome, tu vai in edicola, fai un rutto e te lo danno. Però, non adesso ce l'ha su con i rumeni, ce l'ha su con i rumeni a morte, no? Adesso, metti, tutto sui rumeni, l'Italia è colpa dei rumeni. Adesso invece hanno scritto che Sirpia, sai che Sirpia, quello che si è incascato le bustarelle, no? Che si è fatto i grassi suoi con i soldi nostri, tra l'altro, che è un ministro del suo stesso governo, di loro? Hanno scritto che Sirpia ha lontani parenti rumeni, no? Che pare che si chiamava Sirpiu, e dopo il gruppo qua ha cambiato cognome. Tanto del mondo. Un altro giornale vittima, se è una marea, un altro giornale vittima è Libero, ma io dico che tra l'altro. Mettere nome Libero a un giornale così equivale a chiamare puttana Formigoni, uguale. Che senso ha? No, non è più senso. Sappiamo anche che i giornali arrivano dopo, no? I giornali adesso ormai purtroppo sono in ritardo, non serve a niente un quotidiano, no? Se vai in rete hai delle notizie. La televisione, i giornali non fanno altro che riportare quello che i politici hanno detto in televisione la sera prima, no? E allora la televisione però
se mi hai un mezzo tecnologico per dirti la verità, se la vede, no? Tu guarda quando apri un studio nuovo del telegiornale, no? E ti dicono, oh, abbiamo qua una scrivania bellissima, tutta fatta di vetro e plexiglass, ah, quale c'è tutti quanti i monitor che ti collegano, ti connettono con tutto, no? Ti presentano la mobilia, no? Convinti che la tecnologia possa sopperire al materiale umano, il che è impossibile, no? Vi faccio un esempio, l'alta definizione, che si parla tanto, l'alta definizione, Sky ha fatto il primo canale di alta definizione, HD, High Definition, eh? Abbiamo fatto la High Definition, qual è il primo film che Sky ha trasmesso in alta definizione? Paparazzi! Paparazzi! Ma se tu mi trasmetti ad alta definizione una merda, rimane una merda! La vedo solo più definita! La tecnologia non sopperisce le qualità umane! Però può aiutare. Dov'è Dio? Hai detto grazie? Sei che tornare a casa? Sento i miei stranzi. È perché sto venendo. No, no, perché sai, faccio fatica a spiegare a mia mamma come sta succedendo qua. Perché è venuto, c'è una piazza dove tutti dicono a fanculo. E dopo si connette con un'altra piazza e si mandano a fanculo. Mia mamma ha detto divertiti. Allora, no. Io con i telegiornali faccio fatica a capire i telegiornali perché onestamente alcuni non si capisce, no? Per esempio studio aperto, io non riesco mai a capire quando è studio aperto e quando è media shopping, perché sono umani, no? Almeno capiamo questa cosa. E proprio e il festival del drammatica, ma c'è una cosa la devo dire perché invece tra un po' io lo voglio mandare sul satellite, che non sarebbe giusto perché non si divertirà neanche più, eh? Il TG4, il regno della schiena dritta, eh? Io rispetto al TG4, però una domanda me la continuo a porre ed è una scommessa per il futuro. Si consumerà prima la lingua del sangue o il culo del padrone? Questa è la domanda. Ciao, ciao. Bene, allora, ora c'è, perché noi siamo propensi sempre a distruggere, a dire no, a distruggere, invece adesso voglio far conoscere una persona, si chiama Toschini. Toschini è il coordinatore dei comuni virtuosi. Alcuni comuni si mettono insieme e realizzano cose straordinarie, non è una cosa differenziata, nel ciclo dell'acqua, eliminando i generatori, facendo villa di edilizia, facendo quelle attività con Wildmax. 3 minuti e vi dice le cose che sono riusciti in questo momento a realizzare i comuni gestiti da questa organizzazione. A te la parola. Grazie Beppe, ciao a tutti. L'informazione libera è importante perché l'informazione oggi parla solo di inceneritori, di grandi opere, di centrali nucleari, di tutte queste storie incredibili. In realtà non vi parla mai di amministrazione. Io sono un vostro dipendente, sono un assessore a Colorno, in provincia di Parma, che si è messo insieme a una ventina di comuni italiani e ha fondato l'Associazione dei Comuni Virtuosi. C'è un sito internet, andate a guardare, facciamo un sacco di attività. Nei nostri comuni non si può costruire se non secondo i criteri dell'efficienza energetica. Le case da noi si costruiscono con i certificati di efficienza energetica. Quindi un cittadino sa prima di comprare una casa quanto e come da un punto di vista energetico quella casa consuma. Nei nostri comuni non c'è bisogno di inceneritori perché siamo all'80% della raccolta differenziata e soprattutto abbiamo attivato dei progetti per la riduzione dei rifiuti alla fonte. Vendiamo dei vessilli alla spina e pannolini lavabili, abbiamo messo al bando l'acqua del supermercato e diamo solo l'acqua del rubinetto, la più controllata, più buona, più sana e meno inquinante di quello che abbiamo comprato al supermercato. Nei nostri comuni i cittadini si muovono il meno possibile inutilmente e se lo devono fare utilizzano i mezzi pubblici.
lo fanno attraverso il Medibus, il Bicibus, il Carcharing, il Carpooling, tutti i progetti che sono già conosciuti ma che la stampa nazionale finge di non conoscere. Nei nostri comuni, ed è la cosa più importante, i cittadini partecipano, non vengono una volta ogni 5 anni a dare una, mettere una croce su un nome che quasi sempre, sempre lo stesso, ma partecipano attivamente alla vita del territorio, dei quartieri, delle frazioni, portando idee, portando progetti, e molto spesso sono loro che si tirano dietro agli amministratori virtuosi, con i gruppi d'acquisto, le botteghe del commercio consolidale, le banche del tempo. Quindi io oggi vi dico solo questo, www.comunivirtuosi.org. Grazie a Beppe e grazie a tutti voi. Ora non rispondo del mio atteggiamento adesso, perché quando ho scritto questa cosa qui mi è venuto un po' il magone, continua a venirmi il magone. Sì, no, no, mi prego che ho perso un po' la voce, ho gridato un po' troppo. Adesso vi pregherei di, no, di, non posso gridare queste cose. Non voglio sbagliare. Quindi. Quando un operaio muore, i politici di destra e di sinistra di centro si indignano. Quando un operaio muore, domani Prodi fa il decreto legge. Quando un operaio muore, dopo Gigio Veltroni candida gli industriali, ma anche un sopravvissuto della ThyssenKrupp. Quando un operaio muore, il Jus della polizia di Chino dice: da noi manca la cultura delle regole. Quando un operaio muore, il Presidente della Repubblica soffre e auspica intervenzione. Quando l'operaio muore, Maroni dice non è colpa dei governi perché le leggi ci sono. E quando l'operaio muore, nessuno parla della legge 30, dei precari, dei ricavi che subiscono, della legge del padrone e degli estintori nuovi, altrimenti vai a casa. Quando l'operaio muore, oggi passivo da Lema, ieri Berlinguer e Pertini. Quando un operaio muore, il padrone ha già messo i soldi da parte. Quando un operaio muore, la vedova e i figli finiscono in mezzo a una strada. Quando un operaio muore, i sindacati dichiarano uno sciopero di solidarietà di 2 ore. Quando un operaio muore, la colpa è del casco, se l'è cercata. Quando un operaio muore, la colpa è che se si lamentava per l'insicurezza veniva licenziato subito perché precario. Quando un operaio muore, è un assassino, quasi sempre. Quando un operaio muore faceva un lavoro a rischio, doveva succedere. Quando un operaio muore si danno incentivi alle aziende che diminuiscono gli incidenti e non si chiudono quelle che si preoccupano di morte. Quando un operaio muore è perché la sicurezza è troppo onerosa per la Confindustria. Quando un operaio muore è un fatto di business, qualcuno ci ha guadagnato sopra. Quando un operaio muore, se faceva il politico, campava 100 anni. Per parlare di operai non servono più i sindacalisti, servono gli operai. Ne abbiamo uno, che è un uomo pazzesco, completamente pazzo, gli manderà 50 email al giorno. È un operaio ed è un cyborg nel ciberspazio fantastico. Pazzoni, che ci dirà 2 o 3 cose sulle morti e sul lavoro. Grazie di essere venuto, Pazzoni. Ciao. È da 5 anni che insieme a 2 miei amici di RDS e compagni Andrea e Marco Mauro stiamo combattendo una battaglia e distribuono drasticamente le fortune e le morti sul lavoro. Abbiamo scritto praticamente comunque a giornali, sui giornali a TG, gli uomini della comunità, i giudici, i senatori, il Presidente della Repubblica,
che sono incontro una volta a Sindacati, però purtroppo poco nulla è cambiato. Dopo la strage sul lavoro della Fizia Club e Torino, dove sono volti in questa ricetta operai, saremmo aspettati da parte del governo Prodi e da azioni concrete per fermare queste stragi. Purtroppo così non è stato. La prima cosa da fare era sbloccare le assunzioni dei tecnici della pensione dell'ASL, che sono 1.250 in tutta Italia, con circa 5 milioni di aziende a controllare. Naturalmente se dovessero controllare tutte, ogni azienda riceverebbe un controllo ogni 33 anni, chiaramente mai. In compenso però il ministro Damiano, per contrastare i fortuni e le morti sul lavoro, ha assunto 1.411 ispettori del lavoro, la cui maggior parte sono ispettori amministrativi del lavoro, che sopperanno solo di regolarità contributiva, cioè la primaria funzione dell'ex ispettore del lavoro, ma mai di sicurezza sul lavoro. Bisogna fare chiarezza su chi fa controlli, perché purtroppo c'è tanta disinformazione. C'è una legge dello Stato, la 833 del 1978, che è data in mano da ben 30 anni alle altre. L'ispettorato del lavoro ha solo una piccola deroga per quanto riguarda i cantieri, con il DPCM del 1997, però deve sempre avvisare gli altri che sono veramente competenti. Purtroppo nell'azienda manca anche la cultura della sicurezza del lavoro, sia nei datori di lavoro che nei lavoratori. Ecco perché la sicurezza sul lavoro abbiamo insegnata fin dalle scuole elementari, come si fa in Francia. Perché gli studenti di oggi saranno i lavoratori di pensione di domani. Voglio concludere con una domanda ai sindacati. Quanti infortuni e morti sul lavoro ci devono essere ancora? Perché si passa uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma. Quanti? La cosa straordinaria che io ho visto attraverso un mio amico architetto che si chiama Renzo Piano, un consultivo interventivo e un programma, diciamo, del ponte sullo stretto di Messina. Allora, i costi erano preventivati, i costi erano preventivati, i rischi erano preventivati, tutte le cose di un lavoro che può durare 9 anni, 10 anni. E dentro questo piano, questo consultivo per il supporto dello stretto, erano anche statisticamente previsti 24 morti sul lavoro in 10 anni. Si pensava che un profilo statistico potesse essere accettabile con 24 morti per fare un ponte sullo stretto in un lavoro così complicato, pericoloso di 10 anni. Si prevede già qualche cosa che si inserisce già nel preventivo quasi dei costi. Allora io mi sono andato a prendere un preventivo, mi sono andato a prendere perché sono curioso, mi sono andato a prendere un preventivo di un aeroporto fatto da Renzo Piano a Kyoto, in Giappone, dove un cantiere di 10.000 giapponesi hanno lavorato per 12 anni per fare un aeroporto. Sapete quanti sono state le morti? Neanche una! Mi direte, loro sono giapponesi, se sbagliano si ammazzano da solo. Comunque, adesso, la verità fa male, fa malissimo la verità. La verità che propongono invece per la vostra città, sulla TAV, l'alta velocità, è una cosa, è veramente un grande incantesimo. È un grande incantesimo, dovevano essere qui che l'ingegnere del Politecnico di Torino, di Milano. Parliamo di gente che sa quello che dice, parliamo di posti che sono pronti già adesso, a chilometro quadro rispetto a un'altra velocità, francese, spagnola. Noi facciamo l'alta velocità con l'85% dei biglietti che si scappano, le ferrovie dello Stato sono per viaggi di 50 km. Noi che vogliamo mettere il camion sui treni e fare
fare treni che pesano 4 volte un treno normale, che sia lungo 1500 metri, che passino 300 treni a 300 all'ora ogni giorno. Poi sarà dura, sarà dura. E che tutte le previsioni sul carico merci e sullo spostamento merci sono false, sono rigorosamente false. Sono stati confiati preventivi, sono stati confiati tonnellate di scambio merci. Il corridoio 5 dall'Ucraina alla Turchia, sparare una mozzarella a 300 all'ora. Basta culo! La mozzarella. Ma sulla parola di logistica, metà dei container, metà dei camion, metà dei navi, metà dei treni che girano oggi in Italia sono vuoti! Sono vuoti! Non riusciamo neanche a far girare i camion pieni e li vogliamo far girare a 300 all'ora su un treno! Però i dati più precisi ve li danno i cittadini che cominciano a informarsi, a mettere su comitati, a sottolineare cifre, a sbugiardare quegli ingegneri che vengono qui a dirvi dei dati, e sono ingegneri che mentono perché sono pagati profumatamente da chi fa gli appalti e da chi fa il lavoro. Allora, chiamo sul palco il comitato di notaio, che dice qui, prego la parola, ciao Beppe. Grazie di essere qui. Ciao a tutti! Ciao a tutti! A saluto! Allora ragazzi, grazie a te per averci invitato e vi voglio dire che effettivamente qui è molto bello essere per una volta a spiegare le cose vere, quelle che non vi dicono i giornali e i telegiornali, perché ha ragione Beppe, le cose vere sui giornali, sui telegiornali non passano. E questo è il problema. E bisogna fare qualcosa, proprio come si diceva prima, quindi qualcosa anche venire qui, per firmare, per il referendum, ma soprattutto per dire quello che a noi interessa. Che tutta questa propaganda mediatica, martellante, ipnotizzante, continua, dei giornali, della TV, del TG3, dei nostri amici del TG3, sono una cosa vergognosa, perché nascondono i dati. I dati sono diversi, i dati dicono che non c'è bisogno di una nuova linea, che basta sistemare la vecchia. Per 30 anni non c'è bisogno di nulla di sicuro e le merci stanno scendendo perché non c'è crisi. Allora io vi voglio solo dire questo, il discorso del pipi tutte le sere, ecco, ve l'ha detto prima Palazzo, no? Quello è il discorso vero, il martellamento incredibile che noi dobbiamo oscurare. Lo possiamo fare in due modi, spegnendo i televisori, ma anche un altro modo. Chiaramente non comprare i giornali che raccontano le frottole, ma assolutamente un altro modo, farla noi l'informazione. Noi ci abbiamo provato, sono tutti dati seri, controllati scientificamente, sono i loro dati. I loro dati che poi però vengono venduti per dire che c'è bisogno della linea, quando i dati dicono che non ce n'è bisogno. Si parla di cifre astronomiche che saranno tolte dalla sanità, dalla scuola, dalla ricerca. Noi diventeremo più poveri, ci manderemo in pensione a 100 anni se ci arriveremo, perché se li mangeranno tutti, e sono tutti d'accordo. Ho finito. Queste ragioni sono tutte scritte in un libricino. Un'università ha fatto un'indagine con gli studenti e ha cercato di capire se esistono le ragioni del sì. È un libro di Antonio Calafati e si intitola Dove sono le ragioni del sì? Bene, non le hanno trovate perché se ci sono solo slogan, basta, nient'altro. Quindi facciamo attenzione quando ci ripetono per troppe volte un concetto senza darci delle ragioni, probabilmente dietro c'è una truffa, e questa è la più grande che non ti ripeti. Una pappatoia, una greppia, una cosa vergognosa. Grazie. Una vita che lo serve, Tartaglia. Cosa c'è? Abbiamo finito?
Grazie, ma non date quell'aria così folkloristica. Quello che voglio dire è che il TAR è nocivo, ma questi giornali non ve lo spiegheranno mai. Posso solo elencare velocemente le principali cose che non ti vengono dette, cioè che nei quaderni dell'osservatorio è scritto che la linea ferroviaria attuale è fortemente sottoutilizzata. Passano 119 treni al giorno contro 257 di linee simili in Svizzera. Che le ferrovie italiane ogni anno per il trasporto merci utilizzano la linea esistente per 180 giorni lavorativi anziché 300, come ad esempio di nuovo in Svizzera. Che la Commissione europea ha valutato da 60 a 125 milioni di litri d'acqua persa per sempre ogni anno nelle montagne a causa dei lavori del TAR. L'acqua necessaria è una città di 1 milione di abitanti, per intenderci. E non vi dicono nemmeno che nelle montagne sottostanti al famigerato tunnel di base, la galleria di 54 chilometri, vi costerebbe forse un'anifere. E neanche che se butteranno il musinetto che sta qui a 10 km da Torino, estrarranno milioni di metri cubi di rocce contenenti amianto, che tantomeno vi dicono che il vento della valle potrebbe portare quelle polveri pericolose fino qui a Torino. E l'elenco continua, perché non vi dicono che nella galleria ci sarebbero 50 gradi di temperatura. Con difficoltà di scavo, sì, ma soprattutto di raffreddamento. E non mi dicono che ci sono ben 33 taglie d'acqua in pressione sotto l'Ardenna, la montagna da sputacchiare. E questo creerebbe dei problemi, soprattutto per l'incolumità dei lavoratori. E a proposito dei lavoratori, e questo lo diceva già detto prima, non mi dicono certo che per la costruzione di simili gallerie è un dato ormai assodato statisticamente che il costo in vita umana per 1 chilometro di queste gallerie è di un morto a chilometro, dati ufficiali svizzeri. E vi dicono invece che quest'opera crea lavoro, ma non è vero, perché noi abbiamo visto che la storia ci insegna che questo crea solo un giro colossale di soldi nelle mani di pochi e il rischio di infiltrazioni della mafia. Perché fermarlo è possibile, fermarlo tocca a tutti noi. Grazie. Ora, visto che questo gruppo di segno è politico, sembra dei valigiani, quando si accusano del no e fanno vedere questi documentari loro con le bandiere sembrano dei pazzi invasati, allora è venuto questa persona che è a Cartale, è un ingegnere del Politecnico. È uno dei più grandi luminari nel senso della logistica, è un ingegnere del Politecnico, è l'ingegnere Tartaglia, eccolo qua, è un docente, e gli dirà due cose, professore, a lei. Beh, in realtà avete già sentito qualcosa di sostanziale da quello che ha espresso chi ti ha preceduto. Io però posso dirvi riguardo specialmente l'aspetto della informazione. Questa storia della TAR, per la Val di Susa, è legata in generale al trasporto in tutta Italia e alle grandi opere. Ora, la cosa che colpisce, lavorandoci dentro e cercando di entrare nel merito, cioè ragionare, considerare argomenti, è che in Italia esiste la censura. Sono anni e anni che si parla di questi argomenti, si dice chi è favorevole, chi è contrario, si possono contrapporre argomentazioni. Sui giornali le argomentazioni non compaiono mai. Se voi mi avete il gusto di andare a riprendere i giornali, i grandi quotidiani, non parliamo della RAI, troverete molta cronaca, molta chiacchiere, molte parole, ma argomenti mai. Potete capire che qualcuno è contrario, ma non capite mai perché qualcuno è contrario. In sostanza, questo è il nodo. Noi abbiamo una situazione in cui non è possibile, in un sentiero di parità, confrontare argomentazioni. Non si pretende niente di più, non è che uno abbia la ragione per definizione, no? Però i cittadini sono grandi, adulti e vaccinati, se conoscessero le argomentazioni a favore, le argomentazioni contro, su questo come su tante altre cose, potrebbero decidere da sé chi ha ragione o chi ha torto. Questo non deve succedere. Voi avete degli organi di informazione che sono organi di propaganda, magari per prima, ma sostanzialmente anche grazie a voi. Si tratta di propaganda, censura strettissima e, attenzione, tema della democrazia. L'informazione è fondamentale per la democrazia perché non c'è solo una crescita. Nell'ambito dell'informazione noi non abbiamo a che fare con il clima democratico, abbiamo a che fare con un mercato, ma per di più è un mercato truccato, perché anche il mercato ha certe regole. Questo è un mercato truccato
è di nuovo soltanto propaganda, in un mercato truccato la democrazia è un'illusione, è spettacolo, è in effetti quello che voi potete trovare. Normalmente è lo spettacolo, il pettegolezzo, non ricordate mai la sostanza. Siamo, siete, siamo tutti minorenni, capaci, qualcuno ci deve guidare. Quindi la soluzione ci viene sempre detto qual è, ma qual è il problema non ci viene detto quasi mai. Ora, questo è un motivo sacrosanto per abbinare, secondo me, il tema dell'informazione con la giornata della liberazione. Se non ci si libera da questo clima, da questa situazione, siamo tutte comparse in uno spettacolo, in cui le decisioni sono prese da chi sa chi, per chi sa quale motivo, sicuramente non è l'interesse comune. Questo è quello che io ho imparato, occupandomi di questi problemi in molti anni, dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista ideologico. Questa è la lezione che io ho fatto. Grazie signore, sei stato meraviglioso venire qua, grazie, grazie. Allora, adesso ogni tanto il blog da voce a chi non ha voce e magari ogni tanto qualche, cerchiamo di attraverso la vostra generosità, delle bollette, creiamo dei fondi, mandate 2 euro, 10 euro, ognuno in base alle proprie possibilità e riusciamo ad alleviare perlomeno la situazione di qualche persona, magari sconosciuta ai più. La storia breve è questa. Cristo si è fermato a Capanne, cioè le droghe sono vietate in quasi tutta l'Italia, tranne che in Parlamento. Da deputati, ministri, tipo Miccichè, oppure vi ricordate il ministro Colombo, un signore, un galantuomo di 80 anni che ritrovarono nel baule dell'auto un chilo di coca e lui disse, è per la terapia, disse, è per la terapia delle emorroidi, disse così, io non so da che parte tirasse la coca quell'uomo, tutto fatto bene. Bene, è un delitto, e chi fa uso di hashish è considerato un delinquente. Allora questa è la storia di un signore, è la storia di un ragazzo che si chiamava Aldo Bianchino. Aldo Bianchino è stato arrestato per la coltivazione di canapa indiana nel suo orto. Cioè, era un falegname, viveva con la famiglia, i figli, che sono qua, che li voglio presentare. È finito in un obitorio dopo essere stato arrestato nel carcere di Capanne, è stato pescato, il medico legale ha riscontrato 4 ematomi cerebrali, 3 perlinza rotte, 2 costole fratturate, lascia una moglie e un figlio, aveva 44 anni. Non aveva mai fatto male. C'è sua moglie e sua figlia. Siamo un po' intervenuti, abbiamo cercato di dare una mano, di stare vicino. Eccola qua, la mamma, la moglie di Aldo e il figlio di Aldo. Di qualcosa qui. Grazie, Alberto. Io volevo dire, ecco, noi abitavamo nell'Apennino Umbro Marchigiano, in un posto assolutamente lontanissimo, dove praticamente il nostro primo vicino sarà a 2 chilometri, con mio figlio di 14 anni, la mia mamma di 91, e Aldo, che era una persona estremamente mite, non beveva neanche vino, figuriamoci che tutto che era piemontese. E praticamente niente, una mattina il 12 ottobre siamo arrivati. La nostra porta era praticamente aperta, siamo arrivati in 6 come se avessero dovuto, non lo so, sfondare quali porte blindate. E lui molto, come dire, come un agnellino fiducioso del fatto, cosciente che non è una cosa legale in questo paese avere una coltivazione di erba, ma si è mostrato collaborativo, ha detto sì, è per il mio uso personale, se non che
ci hanno setacciato tutta la casa, ci hanno portato via tutti e due, lasciando mio figlio di 14 anni e mia madre di 91 da soli per 3 giorni, e la mattina della domenica sono stata chiamata a scendere. Io pensavo che mi fosse successo qualcosa appunto a mia madre data la sua età, e invece mi hanno cominciato a fare domande sempre più incalzanti circa se il fatto se Aldo soffrisse o meno di cuore, se aveva degli sferimenti o robe del genere. E, insomma, praticamente in 3 colloqui differenti, il primo alle 9, un altro alle 11 con il direttore dello stesso carcere e un altro a mezzogiorno, mi veniva detto che ancora i medici dell'ospedale dove era stato portato non avevano telefonato per far sapere le sue condizioni. Ecco, invece in realtà era già morto da un pezzo, il suo corpo è stato ritrovato buttato per terra nudo, solo con una maglietta addosso. Per un mese l'hanno sequestrato anche il corpo, e per un mese hanno frugato dappertutto nel suo corpo, non per cercare la verità, come apparentemente potrebbe sembrare, ma perché disperatamente cercavano una ragione, una toppa a colori da mettere a questa morte troppo scomoda. Dopo sono passati 6 mesi, il PM a cui io ho chiesto mi dica cosa devo dire a mio figlio, fin dall'inizio ho detto: signora, farò un'indagine a 360 gradi, ma non le garantisco che potremo arrivare mai ai colpevoli. Lui era in una cella di isolamento perché qualunque persona viene fermata, oltretutto incensurato, qualunque persona viene fermata prima che venga interrogato dal giudice non può essere messo a contatto con altri detenuti, quindi è un crimine che pesa esclusivamente su quella istituzione. Ebbene, il PM, oltre alla polizia di Perugia, ha anche dato la facoltà alla polizia penitenziaria stessa del carcere di Camande di svolgere le indagini. Diamo ad Olindo le indagini della strage di Erba, dico io. Più o meno il paragone è questo. Non ci rimane neanche un minimo. Dico, Aldo non ce lo ridarà più nessuno, ma la sensazione, immaginate, magari c'è qualcuno, sicuramente non tutti si faranno una canna d'erba, anzi due al contrario, va bene, però voglio dire, chiunque non ci avrà un nipote, un amico, vi compare il caso, mi sembra possibile, mi sembra giusto. Non ci sono risposte dopo 6 mesi, anzi il PM ha chiesto l'archiviazione di questo caso. Perché sarebbe morto di morte naturale, un distacco del fegato con una lesione visibile. Io ho avuto anche lo stomaco di guardarla, questa autopsia, a un certo momento. Praticamente morte naturale, capito? Uno da solo gli succede di tutto e dall'interno del proprio corpo, mentre invece, e questo ve lo voglio dire, i primi medici legali con cui io ho parlato mi hanno detto che questa persona è stata uccisa con dei colpi dati scientemente, con la volontà di uccidere, ed è una tecnica militare mirata a distruggere gli organi vitali interni senza lasciare tracce esteriori. Questo è, ragazzi, a voi tutti io vi ringrazio di essere qui, perché insieme a Beppe Grillo e a tante persone che ci hanno contattato, che non ci hanno mai conosciuto, ci hanno fatto sentire meno smarriti, meno soli, perché è incredibile quello che succede in questa Italia, veramente. Vi ringrazio tantissimo, vi voglio bene. Dipendenti a tutti gli effetti, volevo dirvi che la stessa Cassazione ha ribadito che la mini coltivazione domestica di canapa non costituisce reato se essa non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico agrario, ovvero imprenditoriale. Quindi abbiamo un'altra morte inutile
è un'altra morte dalla quale trarre una lezione straordinaria. Bene, adesso c'è una piccola diretta di nostri amici, e dato che siamo in tutto il mondo, cioè, non possono raccogliere le firme a Madrid, per esempio, ma a Madrid stanno facendo un volantinaggio, stanno facendo conoscere agli spagnoli la realtà e la verità sull'Italia, e ci stanno facendo conoscere da Madrid. Ecco il collegamento. Ah, hasta la vista, andale, 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 come si dice da qualcuno in spagnolo, ma andasse a prendernos le maticos. Diteci qualcosa, come siete, parlate. Aspettando di cercare di fare qualcosa anche noi che siamo da un tempo nell'Italia, però qui le notizie arrivano. Bene, che notizie vi arrivano? Arrivano le notizie delle varie cose che fa Berlusconi, di quelle che fa Prodi, di quelle che fa Veltroni. Arriva il singolo di un'Italia che è solo pizza, mafia, mandolino. E stiamo perdendo tutto il prestigio. Certe volte ti vergogni anche al lavoro, certe volte ti vergogni veramente dell'Italia. Noi cercheremo di non farti vergognare, cercheremo di cambiarlo questo paese in modo che non dovrete più andare a lavorare lì, e magari tornerete indietro a darci una mano. Passa la vista, passa! Passa! Senti, ti voglio dire una cosa, qui stiamo accogliendo le firme, però il consolato non ce le sta facendo vittimare, perché si stanno negando a mandarci i plichi secondo quello che prescrive la legge del referendum. Abbiamo avuto un sacco di problemi, non solo noi come meetup qui di Madrid, ma anche altri meetup internazionali. Quindi per piacere cerca anche tu di aiutarci, perché qui ci sono molti italiani, ce ne sono 70.000 secondo le stime ufficiali, cosa ha molti di più. E siamo tutti quanti. Facciamo tutti quanti il sangue amaro, sta vedendo quello che succede, quindi cerca anche tu di aiutarci. Ti abbraccio, cercheremo di fare il possibile. Dai, cercheremo di fare il possibile. Basta allora, quando vuoi venire qui al file nostro, sarai benvenuto. Ospite, ha detto ospite. Dopo domani sono lì. Allora, adesso arriva un ospite straniero con interprete, un docente americano, che è docente di chimica, di tossicologia, San Francisco. Qui prima i comitati di meetup hanno parlato di inceneritori, vogliono fare un altro qua inceneritore, magari di stilista, un inceneritore alto, bellissimo, magari colorato d'azzurro, con un ascensore, per portarci i bambini sopra il camino, per vedere più alto della Mole Antonelliana, per vedere Torino. Verranno da tutto il mondo a vedere i vostri inceneritori. Invece l'inceneritore è un bluff, è un incantesimo, li fanno solo perché derubano a cittadini che non sanno dalla bolletta dell'energia il 7% dal 92, hanno rubato 52 miliardi di euro depistandoli invece che alle energie rinnovabili, agli inceneritori e ai petrolieri, aggiungendo una parola alla legge. Assimilate, ecco come ci prendono per il culo, noi non sappiamo mai le cose. E allora l'immondizia di Napoli, cari signori, l'immondizia di Napoli è il museo della modernità, è quello che saremo noi tra un po'. È stata un'emergenza procurata a tavolino, quella di Napoli, procurata da una banca, da delle banche e da una società quotata in borsa che si chiama Impregilo S.P.A. Le banche danno i soldi a degli industriali con le pezze al culo, perché le banche sono garantite dai soldi nostri, questo è il giro. Ma mentre San Francisco, non lo, San Francisco è al 60% di raccolta differenziata e entro il 2012 arriverà al 70-80%, perché tende come tecnologia rifiuti zero vuol dire non costruirli, non fare il secondo, il terzo imballaggio, non fare cose usa e getta.
riusarli o fare le cose in modo che si possano riusare e riaprire, ritagliarli ai pezzi, ripararle. Questa è la sfida che dovremmo fare per i nostri figli e i nostri nipoti. Non buttare le province del territorio per respirarci la merda, perché ce la respiriamo la roba che buttiamo, non sparisce nulla. Allora, signori, vi presento questo professore, è straordinario, gira solo con qualche piccolo rimborso spese, non vuole onorari, non vuole cachet, come gli scienziati veri, non vuole essere pagato da nessuno. Viene e vi dice due cose su un bosco zero, rifiuti zero, il professor della Università di New York, Paul Comet, eccolo qua, Paul. Dio ricicla, diavolo brucia. We're living on this planet. Viviamo in questo pianeta. As if we had another one to go to. E non abbiamo nessun altro dove andare. Now Mr. Bush, thinks there is another planet to go to. Il signor Bush crede che esista un altro pianeta. And most of us in America would wish he would go there as soon as possible. E molti di noi in America vorrebbero che si andasse subito. And take Mr. Berlusconi with him. E prendere anche Berlusconi. Combattere il consumo e il facile uso e getta. The overconsumption is not only giving us a local waste crisis, but it's giving us a global crisis. Troppo consumo non produce solo una crisi locale, ma una crisi globale. The myth, the American myth, is that the more we consume, the happier we become. L'illusione americana è che più consumiamo, più siamo felici. The reality is the more we consume, the fatter we become. E la realtà invece che più consumiamo, più diventiamo grassi. And the more waste we produce. E più produce, più rifiuti produciamo. And there's a wonderful cartoon here if they can find it. E c'è un bel cartone se riuscite a trovarlo. Can you find that cartoon? Riuscite a trovarlo per piacere. No, no. Okay. Keep going. Andiamo avanti. Keep going. Andiamo avanti. Avanti, good. Avanti, sì. Yeah, that's it. Ecco, ecco, è lui. Yes. Incineration is a waste of material resources. Incenerire vuol dire bruciare, buttare al vento delle materie che sono importanti, che possono essere riciclate. We are burning the most valuable material in the waste stream with plastics. Stiamo bruciando il materiale più riciclabile del mondo, che è la plastica. And we're burning the second most valuable material in the waste stream, the paper. E stiamo bruciando anche il secondo materiale più prezioso per il riciclo, la carta. Incineration is a waste of energy. L'incenerimento è un spreco di energia. We can get 26 times more energy by recycling plastic bottles than we can from burning them. Potremmo guadagnare 26% di più di energia se non bruciassimo le bottiglie ma le riciclassimo. Incineration is a wasted opportunity to fight global warming. Usare gli incineratori vuol dire bruciare, sprecare la possibilità di combattere il riscaldamento globale. A combination of composting and recycling is 46 times better than incineration producing electricity as far as reducing global warming is concerned. 46 times. Come potete vedere, utilizzare il compostaggio, utilizzare il materiale riciclato, può produrre il 46% di più rispetto all'energia che si ricava dalla plastica bruciata, dalle materie bruciate. Incineration is a terrible financial investment. Most of your money goes into complicated machinery and leaves the community.
perché l'incenerimento è anche un terribile investimento finanziario, perché la maggior parte dei vostri soldi vanno bruciati e vanno a finire lontano dalla comunità, dal posto in cui vivete. Whereas the money that you spend on zero waste, porta-a-porta collection, creates jobs and stays in the community. Mentre se si segue il progetto zero rifiuti e si ricicla, il lavoro rimarrà all'interno della comunità. Can I have the picture of the wonderful incinerator? Si potrebbe vedere la foto? Yeah. Eccola qua. Oh, the beautiful, wonderful... Il più bello inceneritore del mondo. They spent 300 million euros on this incinerator and created 80 jobs. Qui hanno speso 300 milioni di euro per costruire questo inceneritore e hanno prodotto solamente 80 posti di lavoro. In Nova Scotia, with porta-a-porta collection, they created 3,000 jobs. Mentre in Nova Scotia, in Canada, con la raccolta porta-a-porta, hanno creato 3,000 posti di lavoro. In the United States, we have not permitted a new incinerator since 1995. This is a dead industry. Morte, finito, dead, finished. È dal 1995 che non si costruiscono inceneritori negli Stati Uniti. Sono morti, sono finiti. Dr. Veronese went on television, looked the camera in the eye and said there was zero cancer risk from incineration. Il dottor Veronese è andato alla televisione dicendo che c'è lo zero rischio di cancro, il rischio di cancro è pari allo zero con l'incineramento. That was unscientific. Questo non è scientifico. That was unconscionable. Non è neanche considerevole. That was irresponsible. È anche irresponsabile. And Dr. Veronese should get down on his knees and apologize. Il dottor Veronese dovrebbe inginocchiarsi e chiedere scusa a tutti. Anche se l'incenerimento fosse sicuro, we would never make it sensible. Non si avrebbe mai senso. It simply does not make sense. Perché non fa senso, non ha senso. To spend so much money, spendere così tanti soldi, destroying resources, distruggendo delle risorse, that we should be sharing with our children, our grandchildren, and the future. Che potremmo condividere con i nostri figli e con i nipoti, con i figli dei nostri nipoti. I think the end of the song, Peppy. What is the song? Finiamo con una canzone. Yeah, you know the song, okay. I will sing it in English here, and then you can sing it in Italian. Okay. You all know the tune. We don't want incineration. We don't want incineration. We don't want incineration. We know there's a better way. No, no, due dati. Allora, questa piazza non è mai stata piena così dal dopoguerra a oggi. Si parla di una stima tra i 120 e i 140 mila persone. Se la questura ci verrà incontro, riusciremo. Bene, signori, un giorno ricevo una lettera sul blog. È una mamma che mi scrive una lettera, ma non
una lettera seria, dignitosa, una lettera di una mamma che ha una figlia che si è ammalata, ma in estrema dignità. E mi chiamava perché nessuno le rispondeva, nessuno gli dava mai risposta delle sue cose. E questa credo che sia, quando nessuno dà una risposta a una donna che ha una figlia malata e perde il lavoro, anche questa è una violenza sulle donne. Quindi mi ha scritto questa lettera, io l'ho risposto, e insieme a voi, e soprattutto a voi, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, e quello che è oggi, ve lo dirà lei, la mamma si chiama Ida e la figlia si chiama Crystal. È qui la mamma che vi racconterà un po' brevemente, perché abita qui nel paesino di Casella. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti, mamma mia, buonasera, sono qui. Allora, a grandi linee lui vi racconta la mia storia. Io ad oggi, da dicembre, ho scritto la lettera a lui, e non solo, ma è stato l'unico a rispondermi. Ad oggi sono senza lavoro, prendo 450 euro di accompagnamento, perché mia figlia percepisce quello, e lo Stato mi dice che con quelli devo vivere, perché non mi fa rientrare nel mondo del lavoro, e sottolineo nel mondo del lavoro, perché oltre ad essere penalizzata perché ho 36 anni, vengo penalizzata perché sono tutelata dalla legge 104, e non mi vogliono assumere perché l'imprenditore dice tu sei tutelata, quindi statene a casa. Ora io voglio chiedere a voi, io urlo, continuo a urlare, ma mi sembra che agli orecchi delle istituzioni è solo sussurro. Cosa devo fare? Sono passati 4 mesi, una settimana fa il mio sindaco mi ha ricevuto, ma perché ho fatto tanto rumore, perché per avere qualcosa oggi qua in Italia bisogna fare rumore. Mi vergogno a volte di essere italiana. Ok, io ce l'ho dietro la lettera, se mi permetti volevo riassumerla velocemente. Sì. Questa era presso a poco la mia lettera. Il 21 novembre 2007, quando presa dalla rabbia, dallo sconforto e dalla frustrazione, decidi di sfogarmi, scrivendo una lettera, quella che vi vorrei leggere e che i frequentatori del blog conoscono bene. Caro Peppe, mi chiamo Ida, ho 36 anni e vivo a Caselle Torinese. Scrivo questa lettera per chiedere una cosa molto semplice. Attenzione da parte dello Stato in cui vivo, del governo che voto. Attenzione in nome delle leggi che rispetto e delle tasse che pago. Con la mia lettera non voglio chiedere delle risposte e dei perché. Io ho terminato molto presto gli studi per aiutare a far quadrare il bilancio in famiglia. Ho lavorato e per anni infine mi sono sposata con l'uomo che nel 2000, quando non avevo ancora 29 anni, mi ha donato la luce dei miei occhi, mia figlia Crista. Divento mamma e realizzo il mio sogno più grande, credendo di non poter chiedere di più a Dio. Quando Crista compie 18 mesi la portiamo in ospedale, perché ancora non camminava. Ho smesso di sorridere il 29 novembre 2001, quando il responso dei medici fu tumore alla testa in fossa posteriore, con conseguenza di idrocefalia, ovvero accumulo anomalo di fluido cerebrospinale nel cervello. Crista ad oggi ha dovuto affrontare diversi interventi, eseguiti dal neurochirurgo Lorenzo Genitori, con la sua equipe. Non è stato semplice accettare la sentenza, ma con il tempo ho imparato ad alleviare la sofferenza mia e quella della mia principessa. Ho abbandonato tutto quello che mi circondava, così facendo ho smesso di lavorare e chiudendomi nel mondo che allora ritenevo solo mio e di mia figlia, decisi di chiedere a mio marito la separazione. Ho richiesto da 7 anni e nonostante gli interventi eseguiti, pur avendo un dottore che io reputo formidabile, non hanno dato un esito positivo. Oggi lei non riesce a pattinare, a correre e a mantenere l'equilibrio. A 3 mesi di sostegno, tutto questo non le permette di vivere una vita normale, come quella dei bambini della sua età. Ci sono già andata? E oggi lei percepisce la realtà e mi domanda, mamma perché?
e io chino la testa impotente e incapace di rispondere se perché. Lo Stato, il nostro Stato mi penalizza, perché a 36 anni la società di cui essere responsabile non mi permette di entrare nel mondo del lavoro. Vengo rifiutata perché tutelata dalla legge 104, essendo mia figlia diversamente abile al 100%. Mia figlia sogna tante cose, vuole andare a Euro Disney, vuole fare canto, vuole fare ipoterapia, ma con l'accompagnamento mensile che percepisce, lo Stato mi dice che dobbiamo vivere. Io ho fatto di tutto per trovare un lavoro, ma ho ricevuto sempre false promesse. Quando il mio angelo prova a sorridere e dico che mamma prima o poi ce la farà, realizzerà i suoi desideri, a costo di andare a Roma incatenata. Grazie. Grazie. Ho letto perché è difficile affrontare una platea di una persona che fa più tanto lavoro, che non è facile parlare di problemi intimi. Un'ultima cosa, io non percepivo neanche un euro fino a marzo 2008. Se non era per questo uomo che c'era qua accanto, è per tutti voi che mi avete dato una donazione non indifferente, e con quello io guardo il futuro di mia figlia in vista. Grazie a tutti voi. Vediamo, bene, piano qualche volta. Qualche miracolino si riesce a fare, l'ho riuscita a fare, bene. Adesso c'è un collegamento, credo, di un altro meetup, però prima del collegamento volevo presentarvi, abbiamo un altro collegamento con altri concittadini italiani, forse scappati di qua, forse li facciamo tornare, forse si vedono noi che cambiamo un po' le cose e tornano. Sono ad Amsterdam, che si fanno delle canne così. Ci siete? Sì, ci siamo, siamo qui ad Amsterdam, siamo andati qua, siamo una cittadina di persone in Museum Spain, sì. Una giornata stupenda, siamo qui a distribuire volantini e a raccontare e a cercare di formare la gente che passa, che sono anche turisti che si fermano, vogliono sapere cosa facciamo. Faremo una raccolta di firme presso il consolato, quindi stiamo raccogliendo adesso i nodi, i mail, cerchiamo di rendere nota questa nota di disgrazia italiana anche qui ad Amsterdam. Bene, e come reagiscono i consolati? Vi danno una mano? Sono pagati da noi? Sì, no, il consolato è assente al momento, non siamo riusciti a contattare nessuno. Sappiamo che il modo di contattare sono là e praticamente faremo il modo di unirci e andare tutti insieme al consolato a firmare. Allora, insieme a voi vorrei fare un augurio, un augurio a tutti i consolati italiani che non aiutano gli italiani all'estero. 1, 2, 3. Grazie, ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie a voi. Bene, signori, adesso c'è un altro dei ragazzi del meetup, ragazzi, sono persone, uomini, donne, bambini, vecchi, è uno dei primi degli organizer del meetup, è uno che combatte sul territorio con i suoi amici, con i suoi associati del meetup di Napoli, hanno fatto la battaglia sull'acqua, sono riusciti a fermare la privatizzazione dell'acqua fatta in 3.000 comuni della Campania in totale assenza dei cittadini e di conoscenza dei cittadini. Bene, è un grande combattente, combatte sull'immondizia, sulla cosa differenziata, è il simbolo di una delle più belle città del mondo che è Napoli, Roberto con un cognome straordinario, sì, ecco. A te, ciao a tutti, la piazza è bellissima, è impressionante, è qualcosa di incredibile. Questa aggregazione senza l'informazione ufficiale, in questo modo l'abbiamo battuta oggi, totalmente.
cosa che mi preme dire qui da Torino e su Napoli, volevo proprio affermarvi che Napoli è una città meravigliosa, semplicemente, dove c'è un capitale umano di sorrisi, di sguardi, di gente con una passione che in questo momento è in Piazza Dante, che so che è pienissima, e da stamattina ad ora sono state raccolte 10.000 firme. E da un abbraccio fortissimo a tutti i ragazzi che in questo momento stanno a Piazza Dante, sapete quanto di cuore. Oggi parliamo di informazione, perché è un punto centrale. Se non c'è l'informazione, noi non riusciamo a sapere, a conoscere, non possiamo difenderci e di conseguenza non possiamo capire le cose e quindi decidere. Noi non abbiamo più il diritto alla conoscenza. Vi faccio due esempi veloci, perché Beppe prima ha citato la battaglia sull'acqua. Il Mattino di Napoli non ha mai parlato dell'acqua, non ha mai parlato del fatto che si stava privatizzando l'acqua. Ma perché? Ci sono dei motivi, bisogna sempre chiedersi perché delle cose, che cosa c'è dietro. L'editore del Mattino è Caltagirone. Caltagirone voleva entrare nell'affare dell'acqua e i cittadini non dovevano sapere. Quando l'abbiamo saputo, e adesso sappiamo tutti tante cose, signiamo e non ci ferma più nessuno. E la situazione che vediamo a Napoli, che abbiamo visto in tutto il mondo, sui rifiuti, è una situazione che può esistere e persistere solo perché l'informazione è la bolla di vetro dentro il quale vengono tenuti i morti viventi che sono questi politici. È lì che dobbiamo colpire, perché quando infrangiamo questa bolla di vetro, tutto il sistema cade. E nessuno può accettare quello che succede a Napoli e succede con i soldi di tutti quanti noi. Hanno creato un sistema integrato di raccolta di soldi pubblici che si spartono ogni giorno costantemente. Tutti quanti. Sono i soldi di noi cittadini italiani. Adesso che lo sappiamo, non ci fermeranno più. Un ultimo esempio, il 23 febbraio magari molti di voi lo sanno, abbiamo organizzato con l'aiuto di tutti in tanto anche d'Italia e dell'estero, il giorno del rifiuto. Il giorno del rifiuto perché Napoli sta chiedendo a gran voce di riciclare, di usare, di fare raccolta differenziata. Napoli la vuole fare, loro non la vogliono fare. Sono venuti tutti i giornalisti del mondo, tutti, compresi quelli italiani, siamo arrivati con Beppe e sembrava la fine del mondo, 30.000 persone che chiedevano raccolta differenziata, informazione libera, che si univa auto-organizzandosi, è qualcosa di nuovo, è un'avanguardia di libertà, è un'avanguardia dell'anima, è un nuovo modo di vivere, e il giorno dopo è come se non fosse successo niente. E invece è successo qualcosa, come ha detto Beppe prima, lo sappiamo 120.000 qua, lo sanno oggi 10.000 a Napoli, 5.000 a Bologna, a Palermo, lo sappiamo. E adesso che lo sappiamo non si ferma più nessuno. E andiamo avanti. È l'inizio. Andiamo avanti tutti insieme. E la fiducia che si deve regare, e la linfa è questa. E la rete è una grande opportunità che non sprecheremo. Posso dire solamente grazie di tutta questa esperienza che sono stati questi grandi di Meetup, grazie a tutti i Meetup e alle persone. È meraviglioso, andiamo avanti e veramente coraggio a tutti quanti, perché oggi c'è da credere in questo coraggio e in una nuova realtà. Grazie. Saluta a suore che a mamma cazzo. Fantastici. Ora, per dirvi qualche esempio di torpore della conoscenza che c'è oggi in Italia attraverso i mezzi di comunicazione, vi dicevo che le cose che non sappiamo sono vere, ma quelle che sappiamo sono simil vere. È un vero simile, è un falso d'autore. Per esempio, il modo di fare informazione di quei signori là, che hanno portato una parabolica e abusivamente mandano
mandano i segnali di che informazione poi vedremo, i vari Riotta, i vari Mimù, i vari Mazza, vedremo. Bene, è un modo di fare la loro informazione. Un modo di fare la loro informazione. Bene, allora si parla di una cosa molto importante, si parla della salute dei cittadini, si parla se un inceneritore fa bene o male. Avrete il popolo italiano diritto di vedere un dibattito pubblico tra esperti che dicono sì e tra esperti che dicono no. Invece l'informazione, specialmente quella di Stato, perché me la prendo di più di loro, perché la paghiamo con un canone. E allora, se l'informazione deve essere così, se l'informazione deve essere così, portare un luminare dei tumori, che è un uomo d'affari, come Veronesi, metterlo lì e chiedergli al luminare del tumore oggi in Europa. Senta, professore Veronesi, che cosa esce da un cammino di un inceneritore? Fanno male questi benedetti inceneritori? E vedere il luminare del cancro, l'uomo d'affari del cancro, il Cancronesi, il professor Cancronesi, che fa questo gesto, e dice da un cammino di un inceneritore esce zero. Allora voi pensate, ed è questa l'informazione, ma io non me la prendo con Cancronesi, perché Cancronesi non è un medico, è un SPA, io me la prendo col giornalista, che bastava che andasse, sarebbe bastato che fosse andato su internet e avesse digitato umbertoveronesi.it, fondazione umbertoveronesi.it, e avrebbe capito perché il dottor Veronesi dice zero che c'era un cammino. Bastava andare a vedere chi finanzia i suoi studi, la sua fondazione, i suoi ospedali, che sono leve, quattro banche, 5 figli e il più grande costruttore di inceneritori d'Europa, che è la francese Veolia, che gli dà i soldi per dire che questa è l'informazione. Poi, un'altra informazione, allora dicono l'inceneritore di Brescia, il più grande d'Europa, premiato dalla Columbia University come miglior inceneritore del mondo, è vero, è con la simil verità, è verissimo, solo che loro si dimenticano di dire che il premio gliel'ha dato un'azienda che si chiama Martin, che è l'azienda che ha costruito. Bene. E per dirvi quello che succede, io nelle mie tournée facevo venire questi ragazzi, facevo venire persone, e se andate sul mio blog c'è un link dove c'è scritto Bond Argentini. Questo Bond Argentini, se lo aprite, c'è una sentenza del Tribunale di Mantova che dice che chi ha comprato i bond argentini e ci ha rimesso il proprio risparmio deve essere rimborsato dalla banca del capitale più gli interessi, perché è stata una cosa anticostituzionale. C'era la sentenza del Tribunale di Mantova. Ma non serve la giustizia se i cittadini non lo sanno. Io non andavo a vedere nei palazzetti, arrivavano delle persone da me, li intervistavo e mi dicevano: sa, a me hanno rimborsato perché sono andato a vedere quella sentenza, l'ho fotocopiata, l'ho data a mio avvocato, l'avvocato l'ha data alla banca e la banca ci ha dato subito i soldi facendoci firmare un documento di non dire niente a nessuno. Questa è l'informazione. Bene, l'artefice, ci sono le persone dietro, e guardate che i grandi cambiamenti nascono dal basso, nascono dalle persone più semplici che fanno onestamente il proprio lavoro. Guardate che la più grande rivoluzione degli americani è nata su un autobus negli anni 50 in Alabama, quando una signora nera si è rifiutata di alzarsi per dare il posto a un bianco. Nascono dalle piccole cose. Bene. Le piccole cose sono le cause fatte anche da avvocati,
da persone che mettono anche a disposizione il loro lavoro per gli altri, non solo per guadagnare parcelle e soldi. Vi voglio presentare questo signore, che è specializzato, un avvocato di Mantova, è quello che ha permesso quella sentenza e sta lottando col vero potere mafioso che oggi è in Italia. Il vero potere mafioso, lo sapete di che cosa parlo, sono le banche. Bene, questo signore fa, vince sentenze, fa ridare i soldi di gente che gli hanno disintegrato il patrimonio. Nel caso Parma sarebbe bastato un minuto di un telegiornale che avesse detto e consigliato ai cittadini di non comprare perché era un'azienda defunta e non hanno detto niente. Ecco qual è l'informazione. Per far sapere agli italiani che c'erano 25 condannati in Parlamento, io ci ho messo due anni per farlo sapere. Bene, questo signore mi ha fatto un lavoro, vince le cause con le banche, si fa restituire i soldi, ma la gente non lo sa. Ve lo voglio presentare, è venuto apposta, è venuto qui, si chiama avvocato Vassalle, dottor Vassalle, che vi dirà due o tre cose su come quasi 100.000 imprese, piccole imprese, sono in mano strozzate dalle banche o di derivati. Vassalle, a te la parola. Grazie di essere venuto. Signori, io lavoro 13 ore al giorno, domenica comprese. Il mio mestiere è combattere le prepotenze dei potenti e degli arroganti. Il potere vero, il potere quello vero, quello economico, quello delle banche. E qui ne abbiamo qualcuno davanti, il Monte Paschi, i cui dirigenti sono stati condannati a 6 mesi per truffa aggravata per avere venduto a decine di migliaia di italiani un prodotto che si chiama For You. In San Paolo, che taroccava il cavallo della scuderia, il fondo azionario Azione Italia, richiamando tanti risparmiatori che ci hanno lasciato le penne perché loro falsificavano le performance del fondo. Le banche, vi ricordate i sepolcri imbiancati pieni di ogni putridume? Coloro che portano via le case alle vedove e i risparmi non sono i vecchietti. Ma tutto questo è potuto succedere anche perché l'informazione è stata complice, perché sono loro che condizionano l'informazione. Se avessero detto sì, anche Mediolanum appartiene allo stesso giro, se gli avessero detto che Banca Intesa, oggi fusosi con San Paolo, era proprietaria di gran parte del sistema bancario argentino e che quando le cose in Argentina hanno cominciato ad andare male, la Banca Intesa ha proposto e ha aiutato il governo argentino a emettere i bond che poi ha portato qui e li ha venduti a Parco Broi, cioè a noi, ed è rientrata dei suoi soldi dei quali era esposto verso il sistema argentino. Queste cose la stampa non le ha dette. E la stessa cosa è successa con le Parma, con le Cirio. Hanno preso i soldi dei risparmiatori, dei lavoratori, di chi li porta tutti i giorni in banca e gli hanno dato i cragnotti ai danzi. E poi, quando le cose dei loro protetti andavano male, anche lì li hanno aiutato a emettere le obbligazioni e le hanno vendute al Parco Buoi, a noi. E 1 milione di italiani si è visto distruggere i risparmi, completamente. Ma non si sono fermati lì. Nella loro marcia tendente a divorare l'economia italiana, poi si sono rivolti alle imprese. Quasi tutte le banche, le maggiori banche italiane, hanno ideato un prodotto che si chiama swap, prodotto derivato. Hanno rilevato dalla centrale dei rischi di quella splendida istituzione che è la Banca d'Italia quali erano le sofferenze di questi istituti e sono andati a visitarli. Le sofferenze, scusate, le esposizioni, i figli,
le fiduzioni, e gli hanno detto: guardate, voi siete esposti per 1 milione di euro, firmate questo contrattino che è una specie di assicurazione contro il rischio dell'aumento dei tassi bancari. Le persone in fiducia hanno firmato. Dal contratto non si capiva assolutamente niente, perché sono contratti complicatissimi che le stesse banche di piccole dimensioni per stipularli devono chiamare tecnici esterni. E poi tutti quelli che hanno firmato, e si tratta di 100.000 aziende italiane, si tratta di milioni di posti di lavoro, si tratta di ricchezza nazionale, tutti quelli che hanno firmato si sono accorti che ogni 3 mesi che i tassi salissero o che i tassi si abbassassero, loro dovevano pagare. Una truffa colossale, la più grande truffa! La stampa sapeva, io sono andato a parlare con i ministri e nessuno ha fatto niente, sono andato a parlare con i giornalisti dell'economia del Corriere della Sera, che si sono scandalizzati, hanno fatto le indagini, hanno verificato e dicevano che era una cosa incredibile. E poi sconsolati mi hanno chiamato per dirmi: non ci hanno pubblicato gli articoli. Perché Profumo era nel consiglio d'amministrazione del Corriere della Sera. Ecco la libertà dell'informazione in Italia, una grande schifezza. E adesso ci sono 100.000 aziende con problemi gravi e il problema non è risolto, si sta aggravando, perché quelle esposizioni sono sofferenza sulla centrale dei rischi e c'è la gente disperata che non sa più come fare a uscire da questa situazione. E allora noi vogliamo giustizia, noi vogliamo correttezza, noi vogliamo trasparenza, noi vogliamo tribunali che funzionano, ma in queste truffe, ma dove cazzo erano i procuratori della Repubblica? Dove cazzo erano i carabinieri? Ma che cazzo di paese dobbiamo vivere? Allora io adesso vi faccio solo due nomi e mi aspetto il grido di battaglia. Associazione Bancaria Italiana. Aperturo! Governatore della Banca d'Italia, Draghi. Aperturo! Grazie a tutti. Collegamento ad un'altra piazza, perché arrivano notizie straordinarie di piazza piena. Che collegamento abbiamo con chi? Con Palermo! Quanti minchia siete? Eccoli! Ciao, grandi combattenti a Palermo! Parlate! Pronto? Sì, ti sentiamo, di pure! Ciao, Alberto, io arrivo benissimo qua, guarda tanta gente! Sonia Alfano, la candidata per la regione delle liste civiche nostre! Fantastico, Sonia, ciao! Come va? Di qualcosa tu. Dunque, questa gente qua perché ha bisogno di un'informazione libera. E io sono con quello più forte, proprio tutta quella gente che non ci vuole consentire di sapere, di conoscere quello che tu oggi hai dato. Tutte quelle cose che tu ci hai fatto conoscere. E questo penso che sia l'inizio di un lunghissimo percorso. È l'inizio, andremo sicuramente molto più avanti. Ti ringrazio. Ciao a tutti allora, grazie di esserci. Vuoi dire ancora qualcosa, Sonia? Grazie. Sono andato qualche mese fa in Sardegna. Scusami un secondo. Insomma, poi vieni a parlare. Sì, poi vieni a parlare. Thank you.
aspetta, di che cosa non ne potevate più? Due palle col signoraggio, lo so, ma è la cosa straordinaria che quando parlano di signoraggio hanno ragione. Non è paterare un buco talmente enorme che non riusciamo più. Se io vi parlo del signoraggio, della stampa della moneta, ci ho fatto uno spettacolo, vi conosco tutti, da Ulrichi, Cianciarelli, vi conosco tutti, non devi rompere i coglioni a me per piacere sul signoraggio. Ferma, ferma, hai ragione, ti dico che hai ragione. Aspetta, allora, un mese fa, circa un mese fa, sono stato chiamato da dei agricoltori sardi, mi hanno chiamato per dare giù, dare un po' di trasparenza, perché 5.000 piccole aziende di agricoltori erano in mano alle banche con i debiti e stavano mettendo all'asta le loro proprietà. 5.000 aziende di sardi che erano stati chiamati dalla regione, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia per sovvenzionare, a tornare nella loro terra, a sovvenzionare un lavoro, aprire le serre, fare gli agricoltori. Stavano benissimo, sono venuti giù e hanno cominciato a lavorare, a fare serre. Poi non stavano in piedi, sono indebitati, la regione non ha potuto finanziarli, sono andati in mano alle banche, al Banco di Sardegna, il Banco di Sardegna era di proprietà del Banco di Reggio Emilia, il Banco di Reggio Emilia ci sono dentro sempre gli stessi, c'è uno che si chiama Cremonini, Cremonini fa carne da macello, deve pascolare le sue lucche, non so che attinenza c'era, ma stavano vendendo la vita di 5.000 famiglie sarde senza che lo sapesse nessuno. E sapete chi c'era con me? Sapete chi c'era con me? C'era il più grande giornale del mondo, che si chiama New Yorker. Il giornalista è stato 4 mesi con me ed è venuto a vedere i pianti delle famiglie, vedere come mettevano all'asta la loro proprietà, di 600.000 euro a 10-15.000 euro che venivano comprate dagli emissari delle banche. Non c'era speranza, sono andato lì, ma non sapevo cosa fare io. Poi ho conosciuto una persona tosta, uno che non fa spettacoli. Si chiama Gavino Sale, di Autonomia Sarda. Gavino Sale. Allora Gavino Sale è andato all'asta e con uno sguardo straordinario ha detto 4 parole. Ha detto, chi si presenterà a comprare alle aste, mi rivolgo a questi che compreranno alle aste queste proprietà dei nostri pastori, mi rivolgo a questi rettili a sangue freddo, noi saremo qui e li conosciamo tutti, li conosciamo uno per uno, voi rettili a sangue freddo. È bastata questa frase determinata di un omino alto così che non si è più presentato nessuno alle aste. È fantastico. Bene. Adesso vi presento una persona che ha scritto 2 libri fondamentali. È di Torino. Non è un economista, è un professore matematico di statistica. Lavora all'università di Torino. È una persona un po' strana, ha scritto 2 libri. Il risparmio tradito e la pensione tradita. Da lui ho attinto tante informazioni utili proprio sulla disinformazione del risparmio. Il risparmio era la base dell'economia del mondo. Io sono di Genova, lo so cosa vuol dire il risparmio. Il risparmio è la base dell'economia della famiglia. Il risparmio è stato disintegrato e al posto del risparmio è nato il debito. Il debito! Smettetela per cortesia di fare debiti! Non comprate più niente a debito! Sta arrivando qualche cosa di clamoroso che vi spiegherà il professore! Signori, il vostro questo è un vero passo concittadino, il professor Beppe Scienza, matematico
docente all'Università di Torino. Grazie di esserci. Grazie di esserci. Ciao. Salve. L'argomento l'ha già introdotto l'avvocato di prima. Riguardo ai giornalisti economici non riesco a trattenermi dal ripetere una vecchia battuta che si dice che i giornalisti economici si chiamino così perché comprarli costa poco. Allora, certamente non sono tutti corrotti, ma il problema tra l'altro, e di nuovo vorrei ricollegarmi a qualcosa che molto opportunamente Beppe Grillo ha denunciato, cioè che il Sole 24 Ore prende 38 miliardi all'anno di contributi pubblici, e la mia battuta è almeno facesse un buon giornale, non fosse il suo, quello che è praticamente il foglio della Confindustria, insomma, direttamente il bollettino Confindustria, no? Almeno non fosse causa di tanti soldi persi dai risparmiatori, perché i giornalisti economici non solo tacciono delle cose, come è stato detto prima, non hanno taciuto che insomma l'obiezione della Sirio era una cosa un po' strana, insomma venivano emesse dalle banche che dovevano farsi rimborsare i soldi dalla Sirio. Purtroppo i giornalisti economici a volte sono invece molto loquaci, cioè molto attivi nel consigliare le cose, cioè nei consigli sciagurati che danno ai risparmiatori. Ora, vedo che ci sono molti giovani, però il discorso interessa anche i giovani, perché magari non hanno soldi da parte, anzi per esempio non hanno soldi da parte, anche qualcuno non giovane non ha soldi da parte, però c'è il discorso della pensione, del TFR, che sicuramente interessa anche quelli che non hanno soldi da parte. Allora io vorrei citare alcune cose, perché a me piace, come dire, citare con dati, numeri, anche se non mi hanno mai querelato, forse proprio perché cito sempre cose pubbliche, ma non cito delle... Allora, faremo qualche esempio, scusatemi, devo appoggiarmi un pochino per questi fogli. Voglio citare due cosette semplicemente, due, tre. Allora, perché i tanti italiani appunto hanno comprato fondi comuni? Perché hanno messo soldi nelle polizze vita? Cioè hanno regolarmente fatto le scelte peggiori, no? Allora, la spiegazione non è certo che gli italiani sono stupidi. La spiegazione è proprio che i giornalisti economici gli hanno costantemente consigliato di volta in volta il prodotto più caro per loro, peggiore per loro e quindi più remunerativo per chi li vendeva, chiedendo le banche, a volte anche i promotori finanziari. Ora, quello che è sorprendente è che in particolare la Sole 24 Ore, che da un po' in là alla stampa economica, riescono a dire delle cose che proprio vuol dire mancanza nel senso del ridicolo. Cito, dalla guida risparmio gestito a cura di Marco Liera il 2297. I fondi comuni, i fondi pensione e le polizze vita soddisfano bisogni concreti e fondamentali al pari dell'esigenza di nutrirsi o quella di muoversi. Cioè, non si vive senza i fondi pensione, senza i fondi comuni, senza le polizze vita. E poi ci si stupisce che gli italiani a man bassa, poveretti, le hanno sottoscritte. Faccio un altro esempio dal settimanale Il Mondo del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, un dossier sul risparmio gestito, è uscito il 23/5/2003, tipo tutto questo, cioè tutte cose pubblicate che si possono verificare. Allora, di 20 pagine di questo dossier del risparmio gestito, 8 erano di pubblicità, Banca Mediolanum, numero BPC, Promerica, Federer, Correster, Arca, Pipo Alta, Media Banca, in investimenti, Banco Mosca, 8 di pubblicità. Le altre 12, all'80-90%, erano interviste a quelli di cui c'erano le pubblicità.
che interviste nello stile di giornalista economico, che vuol dire si dà un megafono al direttore vendite di una banca o di un fondo comune, lui dice che il suo prodotto è il migliore di tutti quelli che esistono e il giornalista, impassibile, non batte il figlio, non è che gli venga in mente dire ma sono 6 anni che i vostri fondi perdono, no, non viene in mente. Allora, io adesso non voglio dare l'impressione che tutti i giornalisti economici siano dei, insomma, dei facinori, dei corrotti, perché non si può dimostrare che siano corrotti, perché chi lo sa, magari erano semplicemente ingegni, che raccontano le cose, loro l'hanno creduto, erano ingegni. Ora, per fortuna c'è qualche eccezione in questo mondo, come io dico, nel folto gregge di pecore nere c'è qualche pecora bianca. Io non penso che il mondo sia fatto soltanto di tutto male, no, c'è qualcuno positivo. Voglio citare 3 persone, perché l'era di Carle, uno è Mario Fortini, che prima dirigeva Capita e adesso è alla Stampa, il quale ha un'idea molto strana di giornalismo. Lui è convinta che i giornali debbano dare notizie. Cioè, è una cosa che non va bene, no, i giornali, no, è un'eccezione, non è così. I giornali devono dare videocassette, magliette, addirittura la rivista Pasta hanno a tavola, allegò mezzo chilo di pasta. Ed una cosa che pochi sanno è che quando usciva l'occhio di diretto allora da Costanzo, ci fu una protesta, perché allora i ricolanti protestavano per 3 cose, perché Fabrizio Costanzo voleva allegare a ognuno dell'occhio una fiaschetta di acqua di Lourdes, che è un grosso problema per infilare i giornali, perché non stanno in fila se non ha un giornale e una fiaschetta. Allora Mario Fortini invece è convinto che i giornali debbano dare notizie. Un'altra persona convinta di questo è Giuseppe Altamor, di Famiglia Cristiana, uno dei pochi con Giuseppe Grillo e qualcun altro a difendere il PFR, e un altro, perché il mondo è complesso, l'Italia è sicuramente complessa, è Oscar Giannino, che è di destra, però io ho sperimentato che pubblica, quando c'è notizia, punta pubblica. E questa è un'idea di giornalismo però molto rara, perché invece i giornali fanno un'altra cosa, lo si è visto soprattutto nel caso del PFR, danno ordini, dicono quello che si deve fare. E mentre in altri casi Repubblica è stato un po' migliore, nel caso del PFR, Repubblica, il Messaggero, il Sole 24 Ore, la Stampa, la Forza Stampa, il Corriere della Sera, tutti concordi a dire prima del 30 giugno dell'anno scorso dovete mettere i soldi in PFR, dovete mettere il PFR nei fondi pensione e dovete metterli in fretta, dovete metterli entro giugno. Ora, uno va in pensione se giovane dopo 30 o 40 anni, magari allungando il tempo, anche magari dopo 50. Cosa cambi un mese o due non si capisce questa fretta. La fretta era di incastrarsi. Per fortuna questa volta gli italiani, a differenza che per i fondi comuni, per le forze di vita, insomma, un po' hanno mangiato la foglia e in gran parte non hanno aderito. Mentre quelli che hanno aderito, i tempi ce la sono presa. Perché giusto, finito il termine per aderire alla previdenza integrativa, cosa fa? Crollano le porte. Non è che fosse previsto questo, tipo, però giusto, appena hanno aderito a fine giugno, nel luglio, in agosto, fin da Prime, da allora chi ha dato retta, ha obbedito agli ordini dei giornali, che secondo me e secondo gli organismi che ho citato prima, non dovrebbero dare ordine, dare notizie, ripeto sommessamente, chi ha obbedito agli ordini dei giornali, si è trovato che da allora perde soldi rispetto al suo collega di lavoro che lavora come lui, ma per sua fortuna ha scelto di tenere il PFR. Ora, qui si potrebbe continuare a lungo, si potrebbero citare tante cose, ma per esempio ne voglio citare una sul Corriere della Sera. Ora, il Corriere della Sera, sempre entusiasta per la previdenza integrativa, fa scrivere regolarmente Giovanni Palladino. Ora, Giovanni Palladino è libero di scrivere sicuramente su qualunque cosa. Peccato che magari il Corriere della Sera si dicesse che questo Giovanni Palladino è presidente di una società ARCA che vende polizze vita, vende assicurazioni, così magari potrebbe essere utile saperlo per i lettori che ti scrive non è esattamente un osservatore neutro della realtà, ma è parte in causa.
chiedendo una prefazione e lui mi disse: ma scusi, ma lei cita i nomi cognomi? Dico: beh, sì, io continuo a ritenere che lo mi attardi a un valore per i mafiosi, io però non sono mafioso. E non mi credono, e non mi credono. Ora, vorrei cosette per completare il discorso sui giornalisti economici. Il direttore del Mondo settimanale del Corriere della Sera è stato radiato perché Fiorani ha dato 30.000 euro. Lui dice che l'ha preso per i giornali, che il giornale che la Banca Popolare di Londra ha comprato 5.000 appartamenti. Sarà anche vero, forse peggio. Cioè, un direttore di giornale che riceve soldi per vendere appartamenti a una banca. Si può pensare come sarà quella banca. Altro esempio. Questo è positivo, però, cioè, in causa veleno, però c'è il cattivo dell'antipositivo. Marina Bonandini riceve l'orologio Adriatico, un orologio da 1,5 milioni di lire, per prevedere una pepita d'oro, che lei regala alla regione per l'interno sul cancro, dall'orologio Adriatico. Viene da pensare che anche altri giornalisti economici abbiano ricevuto la stessa regalo e non abbiano fatto nulla. No, è una maldicenza, lo so. Azimut offre un viaggio a Dubai con vite delle moschee al sud, vita nel deserto, cotte sulle dune, di 3 giorni, di 17 e 20 novembre 2006, per una breve conferenza stampa, loro giornalisti economici. Forse adesso capisco perché tanti giornalisti economici parlano così bene però dell'Azimut. Alan Friedman, il nostro giornalista, fa pubblicità all'Oide Adriatico. Lubrano viene pizzicato dal giurì della pubblicità perché fanno pubblicità al Medio Credo Lombardo, anche lì che non andava tanto bene. Ora a questo punto, cioè, come dire, la situazione del giornalismo economico non è bella. Va bene evidentemente abrogare l'ordine, ma qui viene in mente che sarebbero da abrogare anche molti giornalisti. Grazie, che veramente sei sempre visto lungo il tuo nome. Non sei mai lungo, sono gli altri che sono lunghi, noi siamo semicorti. Allora, come in tutte le grandi manifestazioni, qualcuno smarrisce le cose più strane. Quindi, c'è un passaporto di Pagliardi Luca. Pagliardi Luca, noi abbiamo il tuo passaporto. Se non vieni entro mezz'ora, prendiamo la foto e lo ricicliamo. Grazie. Pagliardi Luca, ce l'abbiamo qua. Grazie. Allora, adesso siamo collegati con un'altra piazza straordinaria, un meet-up formidabile, formato da centinaia, non so quanti sia. Milano! Milano, ciao Milano! Città straordinaria, è una città che ha avuto una grande fabbrica, perché bisogna dire, la Fiat è stata straordinaria, io la conoscevo, ero stato persino contattato come testimonia per cambiare il fatto che aveva una Fiat era sfigata. Io ho conosciuto uno dei più grandi manager della Fiat, che era Ghidella, era un amministratore delegato Ghidella, aveva delle
aveva le mani sporche di grasso, smontava i carburatori della Uno. Ecco chi erano gli amministratori, i delegati di una grande azienda, un'azienda mondiale che era la Fiat. Poi sono arrivati i banchieri, gli usurai, sono arrivati i romiti che hanno affossato, che hanno cominciato a essere finanzieri piuttosto che industriali. Poi hanno preso liquidazioni, stop option per centinaia di miliardi e sono andati a fare danni in altre cose. Oggi ci ha fatto danni alla Fiat, ce li ritroviamo all'impregilo e fanno sempre danni attraverso le società. Allora, la Fiat ha dato delle cose meravigliose, tra cui migliaia di ingegneri con due coglioni così, che ci hanno invidiato tutto il mondo. Io mi ricordo, avevamo delle aziende come la Fiat, il Consider, l'Ansaldo, venivano dalla California a vedere gli autobus a idrogeno. Nel 75, nell'80, venivano a vedere i nostri ingegneri lavorare. Hanno mandato a fanculo tutto. Hanno mandato a casa dei geni. Avevamo industriali come Olivetti, perché ha insegnato l'informatica agli americani. Andato in mano a quattro capitalisti con le pezze del culo, da Tronchetti Florera, agli altri, agli ultimi. Non c'è più niente. Hanno preso una società pubblica con i boiardi di Stato che era la Telecom. Sono andato via all'assemblea. Se ne sono andati dopo averla affossata, dopo che Tronchetti Provera ha venduto le azioni a 2,8 e un'azione e valgono 1,5. Le banche hanno venduto agli sfigati, ai piccoli azionisti, sono sempre quelli che li prendono nel culo. E i grandi manager se ne sono andati con un'azienda affossata fino a 45.000 miliardi di immobili. Non c'è più niente. La Telecom è il più grande parco macchine d'Europa. Non c'è più niente. E se ne sono andati via con liquidazioni e stock option da 19 miliardi di euro. Buona 20 miliardi di euro. Tronchetti Provera 15 miliardi di euro e lasciano migliaia di persone che saranno licenziate, migliaia di famiglie. Allora bisognerebbe da andare a prendere e dire torna quei soldi, facciamo un fondo che servirà a proteggere tutte le persone che manderete in mezzo alla strada. E poi non fermi, e poi non voglio essere un tronchetto giustizialista, per l'amor di Dio, lo prenderei per un orecchio. E gli Tronchetti, vieni qua, tu con la Mino, venite qua, con le orecchie, e li condannerei, perché negli altri posti chi ha fatto delle truffe così hanno preso 22 anni di carcere, ma io non voglio il carcere, io li condannerei a 22 anni di call center a 700 euro. Potevamo essere veramente una nazione straordinaria, avendo le linee come negli altri paesi, linee veloci, wifi, wild max, vai in tutte le città dell'est, sono tutte collegate con il wifi. Noi abbiamo 3.000 comuni che non hanno neanche la DSL, per spedire una fotografia, la spedisci, vai al cesso, poi arriva. Bene. Abbiamo dilapidato capitale umano pazzesco, ma ci sono ancora. Ci sono persone che vi voglio far conoscere in questa città, che sono famosi nel mondo, che sono dei geni. Ce n'è uno che si chiama Ingegner Palazzetti. L'Ingegner Palazzetti è quello che ha inventato il primo cogeneratore col motore della 127. Un motore che girava e faceva elettricità e riscaldamento, si chiamava Totem. Il Totem è venduto in tutto il mondo, il principio della cogenerazione è in tutto il mondo, l'ha inventato questo signore qui, un ingegnere che magari non conosce nessuno. Questa gente deve essere protetta, porca puttana. Ingegner Palazzetti, vieni qua. A 35 anni, ecco. Un uomo straordinario, di qualcosa ai tuoi concittadini, hai avuto delle idee per questa città meravigliosa. In questi anni il Totem, che è questa macchina
di cui ha detto Rodrigo, ha vissuto un periodo di addormentamento, ma pare che questo periodo si stia finendo, poiché per esempio in Germania un po' tutte queste iniziative che si preoccupano dell'energia sono tutte queste iniziative di energia pulita, eccetera, sono tutte orientate a utilizzare questi dispositivi, questi piccoli generatori, ed è molto significativo che un paese particolarmente organizzato si sia comprato la rete elettrica per poter gestire queste macchine, queste risorse in una maniera appropriata. Ma per esempio il tuo progetto che hai fatto per Torino sul car sharing, ce lo puoi dire un attimo? Questo è una delle idee, era una specie di car sharing, in realtà si trattava di vedere la possibilità di piazzare auto che si noleggiano con una carta come può essere. Sì, il car sharing è che tu prendi una macchina con la carta di credito, paghi l'uso, poi la lasci dove vuoi. Il suo progetto era meraviglioso, aveva calcolato, ci sono 1500 km nella fascia attorno a Torino di strade, aveva calcolato che ci girano 60.000 automobili, aveva calcolato che invece di 60.000 si riducevano a 20.000 e con 20.000 macchine al posto di 60.000 avevamo la mobilità raddoppiata molto meglio, prendendo una macchina con la carta di credito, lasciandola dove volevi perché qualcuno la riprendeva. Era un servizio, l'ha fatto lui, ha fatto un servizio sull'ibrido, il trasporto pubblico sull'ibrido, è l'emozione, ma un uomo straordinario. Grazie di essere con noi, sarai protetto come il panda. Grazie a tutti. Adesso ci sono altri amici che sono insieme con noi, sono da New York, abbiamo fatto un giro del mondo. How are you? Voi, how are you? Ci siete? Siete sei da solo? Che cazzo fai? Ok. Come state? Come va? Fatemi vedere. Tirate su. Come va? Bene, siamo contenti, abbiamo messo su un bel po' di amici. Ecco, come va con i consolati? Riuscite a far arrivare le firme? Guarda, come faccio vedere il nostro poster, come che prendiamo su a livello simbolico, non so se lo vedo. Sì, ti sentiamo, parla pure, noi ti sentiamo forte e chiaro. Sì, volevo salutarvi tutti, grazie per tutto quello che ci fai, per il paura di pochi italiani che si può rappresentare. Noi siamo tutti, quello che ci fa in America, non solo noi in America, perché non potevamo tanto, oppure non potevamo più lavorare in Italia. Ma io vi faccio un augurio, io se questi ragazzi, io sono convinto, non io che ormai ho 60 anni, sono 100 kg e 6 figli, ma loro ce la faranno, si è visto già un percorso da fare, riusciremo forse a cambiare, il più grande regalo sarà quando tornerete in questo paese senza vergognarsi di essere italiani e saremo noi orgogliosi di accogliervi qua. Grazie a tutti. Ok, saluta Obama, saluta Obama. È vero che è negro Obama? Ciao, grazie. Allora, signori, adesso non so cosa c'è, siamo io credo che ci sia, Maria? Allora, state a sentire, adesso c'è una persona che ha
secondo me, cambiato il modo di fare giornalismo, perché questa non è una manifestazione contro i giornalisti, è una manifestazione contro gli editori, è una manifestazione contro un certo tipo di stampa. Abbiamo ancora dei giornalisti, ci sono giornalisti che vivono sotto stampa, sono giornalisti che vivono sotto stampa, ed ecco, direi... che dice delle cose più terribili per cui è tutti diversi, sei fantastico. Volevo ricordare l'articolo 21 della Costituzione, che è la difesa non solo dei giornalisti ma dei cittadini, perché è la garanzia che l'informazione è di tutti e chiunque la confischi lo fa abusando della Costituzione, lo fa abusando di quei valori che sono stati giustamente ricordati oggi. Vorrei ricordare che cos'era l'Italia 15 anni fa. Prima che iniziasse il bombardamento. Questa campagna elettorale non è stata inutile perché ci ha fatto vedere come siamo cambiati di 180 gradi, come sono riusciti a ribaltare l'Italia e gli italiani in 15 anni a causa del sistema che oggi qua si combatte. Nel 1994, lo so che qualcuno faticherà a immaginarlo, Berlusconi non candidava nemmeno un condannato, ma nemmeno un indagato, ma gli chiedeva, prima di candidargli, giuramento che non avevano ricevuto nemmeno un avviso di garanzia. E capisco che chi è più giovane e non ha vissuto quei tempi si domanderà come avrà fatto a fare le liste senza i condannati. È come un pizzaiolo che fa la pizza senza la mozzarella e il pomodoro. Bene, ci è riuscito, una volta ci è riuscito, e ci è riuscito perché gli italiani erano molto diversi. Non era ancora riuscito a storpiarli, non era ancora riuscito a sfigurare questo paese e per vincere le elezioni sapeva di doversi reprimere e di dover raccontare esattamente il contrario di quello che pensava. E ha fatto una campagna elettorale dicendo viva Mani Pulite, viva Falcone e Borsellino, abbasso i ladri e abbasso la mafia. Questa è stata la campagna elettorale del 94. Quindici anni dopo, ha fatto la stessa persona, con qualche capello in più, ha fatto una campagna elettorale dicendo finalmente quello che pensa, se dicendo di dietro mi fa onore, era lo stesso di dietro mi fa un altro, con qualche capello in meno, che nel 94 faceva il magistrato. E ha detto che Mangano è un eroe. Se Mangano è un eroe, Falcone e Borsellino avevano sbagliato tutto. Allora, provate a pensare che cosa è successo in questi 15 anni. Cioè, non è cambiato lui è lo stesso. Siamo cambiati noi. È cambiato il paese. È cambiato grazie a quel sistema dell'informazione che è nelle mani della politica e in particolare, soprattutto, nelle mani sue. Allora, se lui sapesse che esiste qualcuno che racconta chi è Mangano non potrebbe nemmeno oggi dire che Mangano è un eroe, perché è una questione di dizionario. Il mafioso che in carcere non parla si chiama omertoso, non si chiama eroe. Io non vengo qua a fare la vergine, io faccio il giornalista. Qualche vaffanculo forse me lo merito anch'io. Io scrivo sui giornali, visto che tutti i giornali italiani prendono i fondi per l'editoria, anch'io scrivo sui giornali che prendono i fondi per l'editoria. Io auspico che non ci siano più fondi pubblici ai giornali. Sapete come si fa?
si fa come nei paesi più evoluti, dove c'è un tetto invalicabile di pubblicità in televisione, perché non si può intasare la televisione di pubblicità oltre un certo limite, perché non si possono trasmettere spot intervallati ogni tanto da un telegiornale che tra l'altro è falso. Se ci fosse un tetto pubblicitario invalicabile, per il principio dei vasi comunicanti la pubblicità andrebbe ai giornali e darebbe ai giornali la possibilità di sopravvivere senza prendere i soldi dallo Stato. I fondi all'editoria, purtroppo, sono un risarcimento a una mancata legge che nessuno ha il coraggio di farlo. Perché? Perché non si può mettere un freno alla pubblicità televisiva, e non si può mettere un freno alla pubblicità televisiva perché la televisione sappiamo benissimo di chi è, e quel signore non ha nessuna intenzione di rinunciare nemmeno a un euro di pubblicità. Quindi vedete che bisogna fare una battaglia informata per evitare di semplificare e per imparare a distinguere, perché soltanto se si è perfettamente consci del meccanismo lo si può scardinare. Io sono perfettamente d'accordo sull'abolizione dell'ordine giornalistico, e pensare, io sono convinto che un ordine serio dei giornalisti servirebbe. E cosa deve fare un ordine professionale? Deve prendere gli iscritti e decidere se gli iscritti rispondono a determinati requisiti. Tu fai il giornalista, sì, dai le notizie, sì, perfetto, stai nell'ordine. Tu fai il giornalista, sì, leggi il culo, sì, non puoi stare nello stesso ordine nel quale stanno condividendo le notizie. Noi abbiamo un ordine. Noi abbiamo un ordine che non era riuscito a espellere nemmeno un giornalista che faceva la spia per il sisma. L'avevano sospeso per 6 mesi, ha dovuto intervenire la Procura Generale di Milano per impugnare quella sentenza vergognosa e fare cacciare Renato Farina al secolo Petulla perché faceva la spia con i soldi del sisma. Adesso in Parlamento anche lui, naturalmente. Quindi questo ordine va abolito, ma non l'idea che ci deve essere qualcuno che decide se sei bravo. L'ordine degli avvocati servirebbe. Se nell'ordine degli avvocati c'è ancora Previti, dopo 2 anni che è stato condannato perché si comprava le sentenze pagando i giudici, è evidente che anche quell'ordine lì va abolito. Vuol dire che in Italia non siamo in grado di fare degli ordini professionali seri, e quindi, visto che costano, li aboliamo. Ma l'idea non era sbagliata. Io sono molto più affezionato comunque al terzo referendum, che è decisivo. Il referendum per la cancellazione della Gasparri e di tutte le stratificazioni delle leggi televisive precedenti è fondamentale, perché il problema della televisione non è che è piena di servi, è che il sistema crea i servi. Il sistema porta avanti i servi e penalizza quelli bravi. Voi non avete idea di quanti bravi professionisti ci sono a lavorare nella televisione. Persino nella televisione più inimmaginabile, Italia 1, ci sono dei giornalisti seri che non vengono mai fatti lavorare. Vi dico un nome, Mimmo Lombezzi, chi lo conosce magari in 3, non lavora da anni, perché è un giornalista serio, non è servo, quindi non lavora. È il sistema che manda avanti Vespa. Il problema non è Vespa, il problema è il sistema che gli dà 4 sere alla settimana, poi chiude per riposo settimanale come le pizzerie anche lui, ma ha il monopolio dell'approfondimento sulla prima rete. Se arriva un po' di concorrenza viene spazzato via, non perché qualcuno decide che non deve lavorare, ma perché si vede il confronto con gli altri. Quindi questo referendum è decisivo. Se si riuscirà a cancellare la Gasparri si risolveranno 1000 problemi. La Gasparri è quella che consegna al governo e ai partiti la RAI. Noi paghiamo e loro la gestiscono. La Gasparri è quella che affida a Berlusconi il resto del sistema televisivo, e poi, dato che fa anche politica, controlla quando gli va di sfiga 2 reti e quando gli va bene magari anche 3 su 3, e diventano 6 o 5 su 6. La Gasparri è questo. Ma la Gasparri ha anche la legge che impedisce, perché ha salvato Rete 4 dalle sentenze della Corte Costituzionale, a Europa 7 di trasmettere. Quindi con una fava prendiamo 3 opzioni con questo referendum. È un referendum decisivo perché va nel sistema, non va a colpire i singoli. Se questa giornata è un vaffanculo a questo o a quell'altro, non serve a niente, perché glielo possiamo dire anche da casa, anzi credo che molti lo facciano. Ma il problema è che bisogna dire vaffanculo a un sistema che produce quelli. Allora, io volevo dare 2 esempi e poi
vi lascio a cose migliori, perché so che c'è la musica. Immaginate per un attimo se davvero passasse il referendum che cancella la Gasparri, se davvero le frequenze che oggi sono occupate da Rete 4 perché trasmette in proroga, non avendo più la concessione, ma avendo un regime transitorio che non finisce mai, che gli hanno dato sia i governi di destra sia i governi di centro-sinistra, che è illegale secondo la Corte Europea di Giustizia. Immaginate se nasce una televisione diversa, si chiama Europa 7 perché ha vinto la concessione, ma potrebbe chiamarsi anche in un altro modo. Pensate se la RAI non fosse più occupata dai partiti, pensate se al posto dei politici che stanno nel consiglio d'amministrazione mettessero delle persone che capiscono di film, di commedia, di fiction, di informazione, di canzoni, di teatro, di musica, di cultura, cioè quelli che dovrebbero gestire l'agenda culturale televisiva. Pensate che rivoluzione! Se noi oggi abbiamo i più bravi artisti e i più bravi giornalisti che fanno fatica a lavorare in televisione oppure non ci lavorano. E abbiamo i peggiori che invece sono stanziali. Verrebbe ribaltato tutto, ma non perché il politico dice che deve lavorare questo o quell'altro, ma perché il pubblico decide chi deve lavorare e chi non deve lavorare in un posto che è pagato dal pubblico. Il mercato, il famoso mercato, sarebbe una cosa rivoluzionaria, non la possiamo neanche immaginare, forse ce la possiamo fare raccontare dagli amici della BBC e delle altre televisioni pubbliche europee, dove pubblico non vuol dire dei partiti, perché vuol dire dei cittadini. Allora, io non so se vi ricordate la telefonata intercettata tra Sacca e Berlusconi. Sacca è l'individuo inqualificabile che è riuscito a cacciare dalla televisione pubblica Enzo Biagi. Non faccio gli altri nomi, Enzo Biagi l'ha cacciato lui, potrà raccontare ai suoi figli e ai suoi nipoti. Io sono quello che ha cacciato Enzo Biagi per ordine bulgaro del mio padrone. Bene, questa telefonata è indicativa perché ci dice chi è il responsabile di uno dei settori fondamentali della televisione, il luogo dove si fanno le fiction. Fiction non sono mica brutte se non le fa Sacca. In quella telefonata ci sono delle cose inaudite, c'è Berlusconi che ti telefona per vedere piazzare delle ragazze. Le piazza in Rai così le paghiamo noi, mica è scemo. Piazzarsi in media se le paga lui. Il telefono all'altro comincia a leccargli il culo. Cioè proprio dice, ma lei è bravissimo, ma lei è meravigliosa, ma si sentiva il bisogno di lei, presidente. E l'altro, sì, effettivamente mi scambiano per il Papa ogni tanto, ma fanno bene perché lei è meglio del Papa. E a un certo punto gli dice, presidente, la mia non è piangeria, parlo sinceramente, dice piangeria. Che è una parola che non esiste perché è una crasi tra piangere e piangeria, vuol dire leccare il culo piangendo, per lubrificare l'organo. Questo è lì, ma che cazzo gestisce la televisione? Questo è lì che gestisce la televisione perché ci fanno per meriti politici. Al suo posto parlano di una fiction su Barbarossa. Perché a lui viene in mente l'idea di fare una fiction su Barbarossa, che è un'idea che non verrebbe in mente nemmeno un cerebro letto, salvo che non glielo dica Boschi che bisogna fare una fiction su Barbarossa perché poi c'ha la pista del Barbarossa. E lui deve mandare in onda una fiction su Barbarossa che non frega niente a nessuno. Quando hanno finito quelle su Padre Pio, attaccano con quelle di Barbarossa. Questa è la RAI. La RAI è piena di gente brava che non lavora e poi magari uno vede in video quello che è successo l'altro giorno, c'era un giornalista che raccontava le primarie in America, diceva che Obama, furibondo per come era andata l'ultima primaria, si è presentato un po' di oscuro in volto. Hanno detto seri, non era una battuta. E quando vi sarà essere pure incazzata nera magari, cioè è una cosa dell'altro mondo, questo perché fanno i telegiornali? Che c'è una dequalificazione professionale perché è ovvio che quando si entra per meriti politici non si entra per bravura. E quindi entrano anche quelli che dicono che Obama è scuro e morto, ma perché è arrabbiato. Oggi la radio della RAI, domani diranno che qui si è sputato sulla resistenza, esattamente come hanno detto che a Bologna si era insultato Marco Biagi. Sapete chi è che ha sputato sulla resistenza oggi? La radio della RAI ha invitato a commemorare il 25 aprile Giulio Andreotti. Quello che vorrei che fosse chiaro è che la RAI in mano ai partiti non serve ai partiti per andare in televisione e fare bella figura.
non è la campagna elettorale il momento in cui i partiti si servono della televisione, è ogni giorno, a ogni ora, è gli amici di Maria, è la cronaca in diretta, è una mattina, è la scelta degli argomenti di Paola Perego che va a intervistare la gente sul problema della sicurezza per tirare la volata ad Alemanno nella campagna elettorale, è la scelta dei temi nel momento in cui i temi convengono. Questo è il dramma. Se i temi li scelgono i giornalisti, magari sbagliano, ma sbagliano di testa loro. I giornalisti lo sanno che cos'è una notizia e che cos'è una notizia. Noi lo sappiamo che ogni giorno stuprano 4 donne in Italia. Allora perché ne prendono una e la martellano, come dice Balasso, per giorni? Perché se quello stupro a Roma non ci fosse stato, se lo sarebbero inventato. Serviva uno stupro per far vedere che Alemanno porterà ordine e sicurezza. E non dicono. E non dicono. E non dicono. Che se oggi in Italia non si riesce a processare e a condannare gli stupratori, non è perché i giudici sono rossi o perché la sinistra è buona, è perché è passata una legge che si chiama ex Cecchielli, che ha ridotto i termini di prescrizione per la violenza sessuale da 22 anni e mezzo a 12. E dato che hanno fatto altre leggi per allungare i loro processi e li hanno allungati tutti, se allunghi i processi e accorci i termini di prescrizione, lo stupratore viene prescritto, la fa franca, l'ha votata Alemanno, l'ha votata Bini, l'ha votata Bossi, l'ha voluta Berlusconi perché doveva salvare Previti e se stesso. Chi ne racconta queste cose se la televisione è in tue mani? E questo è il dramma. Ma guardate che i prossimi cinque anni saranno drammatici. Nei prossimi cinque anni faranno così con rudimento e faranno uscire soltanto le notizie che interessano al governo e chiuderanno per tutti quelli che non interessano al governo. Hanno già cominciato. Siamo già stati presi per il culo da tutto il mondo perché il nostro futuro premier ha minacciato di mitragliare una giornalista straniera, non a caso, proprio una russa, cioè una giornalista che ha visto morire 200 suoi colleghi da Anna Politkovskaya in avanti perché parlavano male di quel criminale di Putin che è il migliore amico del nostro presidente del Consiglio. E Putin, che tutto il mondo considera un criminale, l'abbiamo considerato un criminale fino a un mese fa. Da un mese a questa parte è tornato ad essere l'amico Putin, come se fosse cambiato, è sempre lo stesso. Chissà Paolo Guzzanti, che ci ha fatto l'intera commissione necrofili sui comunisti del KGB, cosa ne dice dell'amico Putin e della mitragliata scherzosa. I telegiornali l'hanno presentata come una battuta, diceva che simpatico, ha fatto finta di mitragliare, quella si è messa a piangere, ha visto la faccia di Putin e il gesto di Berlusconi, ha capito che ha poco da vivere. Cioè, l'Italia fallirà a causa di questo signore che ha buttato via l'ultima possibilità di salvezza che era l'Air France, perché la vogliono far fallire che darla un tangentaro come Ligresti. La cordata italiana con Pier Silvio è una balla, non c'è nessuno che lo dice. Il prestito ponte con il quale noi pagheremo per un altro 3 mesi il buco dell'Alitalia, il prestito ponte, viene bocciato dall'Unione Europea, e quando l'Unione Europea boccia il prestito ponte, il TG5 apre su Padre Pio, non apre sull'Europa che boccia il prestito ponte. Hanno cominciato di nuovo ad aprire e a chiudere a seconda delle esigenze. Questa è la tragedia. Basterebbe una risata in un altro paese, uno che dice l'Alitalia la prendono i miei figli, perché ha detto l'Alitalia la prendono i miei figli, Pier One, no? La nuova compagnia di bandiera, Pier One, no? Lo prendono in giro, non è che lo votano, lo prendono in giro. Da noi non lo prendono in giro perché Pier One non l'ha raccontata nessuno. Allora,
io sono perché si faccia questa battaglia distinguendo bene, capendo bene quali sono i meccanismi, perché solo se uno conosce il veleno può conoscere anche l'antidoto, altrimenti sbaglia l'antidoto. Allora io vi dico, ho ricevuto un SMS da Virgilio Abate, da Palermo, giornalista dell'Ansa e della Stampa, il quale doveva essere qua, è stato trattenuto perché deve lavorare, c'è un nuovo pentito, era uno che favoriva Provenzano, deve lavorare, e domani i giornali pubblicheranno, grazie a Virgilio Abate, notizie importanti su questa nuova indagine di mafia. Virgilio Abate, chi lo conosceva? Virgilio Abate ha fatto un libro con Peter Gomez, chi lo conosceva? Perché conosciamo Virgilio Abate? Perché la mafia l'ha minacciato di morte ed è finito sotto scorta. Se noi abbiamo un sacco di miti ignoti dell'informazione che ogni giorno negli ordini, nei giornali, nelle agenzie, nelle televisioni, nelle radio fanno onestamente il loro lavoro e non li conosce nessuno. Meno male che c'è la mafia che ogni tanto li minaccia e gli fa un monumento e così li veniamo a conoscere. È drammatico. Quindi questo non è il vaffanculo ai giornalisti, questo è il vaffanculo a un sistema che ci fa conoscere i servi. Oggi ne avete citati tanti, quelli si conoscono purtroppo, disgraziatamente. Ma in Rai, voglio dire, ci sono pure. Avete visto il reportage di Sandro Ruotolo sulla Camorra ieri sera nella puntata Fustalia? È qua Sandro Ruotolo, lavora nella stessa azienda, dove è difficilissimo in altri programmi fare quello che fa lui o quello che fa la Gabanelli. Tant'è che oggi Berlusconi avrà molta meno fatica delle altre volte a fare le sue curazioni, perché è rimasto poco, purtroppo, ma ce ne tanti che potrebbero fare se si avverasse quel sogno della radere al suolo completamente la legge sulla televisione e ricominciare da capo secondo democrazia. Oggi si è parlato della Confindustria, per carità, non ho nessuna simpatia. Se sentite la radio della Confindustria, Radio 24, è una bella radio. Se leggete il Sole 24 Ore, escluse le pagine finanziarie, trovate le notizie. Leggete il Corriere della Sera, c'è un sacco di schifezze, ma c'è anche Gian Antonio Stella, c'è Sergio Rizzo. Cioè bisogna stare attenti, perché anche nei giornali che sembrano più lontani dalle nostre esigenze, poi ci trovano molti giornalisti che quando fanno un libro o quando li minaccia la mafia scopriamo che lavorano bene. Quindi sappiate che la nostra è una categoria molto ampia, che come tutte le categorie ha le sue belle marce, ma per fortuna ha ancora le sue belle sane. Se vi leggete Il Mattino, c'è la giornalista Capacchione, l'abbiamo conosciuta perché un giorno un camorrista al processo Spartacus l'ha nominata e gli ha detto: tu stai attenta che Saviano stia attento. Chi sapeva chi è la Capacchione? Viva la Capacchione! Questi sono gli eroi, non mangiano, questi sono gli eroi. Cerchiamo di conoscerli, perché è importante difenderla. L'informazione dipende anche dai giornalisti che cercano ancora di farla e che non sono tutti come quelli VIP che giustamente sono stati maledetti prima. Allora, se si tolgono i partiti dalla televisione, ritornano automaticamente i fatti, sempre, quando convengono e quando non convengono a chi governa. Questa è una campagna elettorale che è stata istruttiva anche per un'altra ragione. I media di chi parlavano? Ferrara. Da quanto si parlava di Ferrara? Pare che Ferrara dovesse prendere milioni di voti, non ne ha preso neanche, ha preso un uovo. Si parlava di Boselli, di Sterzo. Si parlava del cardinal Ruini, di questo enorme potere di Ruini, avete visto quanti voti ha preso Casino. Si parlava della rivolta di Del Colli, non esiste, è un incantesimo mediatico, non c'è stata nessuna rivolta, l'ha scritto i colpi sulla stampa di stamattina. Perché parlano soltanto delle cose di cui i politici vogliono che si parli, quindi si sono persi completamente di vista il paese. Da vent'anni dicono che bisogna parlare con il nord, ma se dopo vent'anni non sei ancora riuscito a parlare con il nord e nel frattempo ti sei anche fregato il sud, forse è quello che vai a casa perché riesci a parlare con nessuno. È evidente, l'informazione dovrebbe farmi vedere che cosa è il nord e che cosa è il sud. Chiudo con un'ultima notazione. Noi da 15 anni votiamo campagne elettorali truccate. Noi da 15 anni abbiamo le elezioni truccate perché abbiamo un candidato, sempre lo stesso, che corre i 100 metri, 50 metri avanti rispetto all'altro. L'altro se ne fa tutti e 100 ed è pure con le mani legate e i piedi legati, no? Questo non è democratico, questo non esiste nel mondo. È il fatto che quello che ha i piedi legati non si renda conto che l'altro sta 50 metri avanti
non lo nomini in campagna elettorale e non nomini nemmeno il conflitto di interesse, vuol dire che ha la sindrome di Stoccolma, vuol dire che è entrato anche lui nel Truman Show di Berlusconi e che è contaminato in via definitiva, è inguaribile, si è innamorato del suo sequestratore. Ma noi, alla fine, che non siamo né Veltroni né Berlusconi, ne paghiamo le conseguenze, perché la nostra informazione dipende soltanto da quello che loro ci vogliono far vedere e di quello che loro non ci vogliono far vedere. Allora, per dare un senso a questa cosa, ovviamente firmate, lo sapete, tutti i referendum, in particolare il terzo, che è decisivo. Ma continuate a informarvi, continuate a cercare quei bravi giornalisti che ci sono nei giornali anche che non vi piacciono, continuate a cercarli su internet, continuate a cercarli nei libri e soprattutto continuate a voler bene all'informazione. Questa giornata deve essere un atto d'amore per l'informazione e per i giornalisti che la danno. Sentite la vostra, fate amicizia con i giornalisti che fanno informazione. Proteggetevi, perché se proteggete loro, proteggete anche voi stessi. E ogni tanto fate un'occhiata a un libro di Indro Montanelli e anche di Enzo Biagi, che secondo me fa bene a tutti. Dedichiamola a loro e alla loro memoria questa giornata. Grazie, buona serata. La cosa straordinaria che sta venendo oggi è che c'è una nuova aria, mi sembra, una nuova aria, e parlare di giornali, parlare di televisione, mi sembra di parlare di cose passate, mi sembra di parlare, di vedere questi anziani, anche un po' di 70 anni, parlare di un futuro che loro non vedranno mai. Vanno in televisione a parlare di disgrazia, disgrazia, come fanno i vecchi, parla poco con un vecchio, e lui dice, come sai? Sai chi è morto? Vanno in televisione, comunque c'è, noi parliamo di giornali e di televisione, ma abbiamo ancora poco tempo, perché la rete farà giustizia, la rete li farà sparire, li troverà, e allora i giornalisti che dice Travaglio avranno una cosa straordinaria, avranno disponibile una rete, l'informazione col contraddittorio, e allora scrivere sulla rete è diverso che scrivere su un giornale. Avrai il contraddittorio, dovrei avere una reputazione. La rete sta facendo fuori tutti gli intermediari, dai politici ai giornali, alla televisione. Il futuro è lì, il Washington, il New York Times, Thompson, 42 anni, ha detto che in 4 anni il New York Times non sarà più cartaceo, sarà solo online. Oggi la prima televisione del mondo non è la CNN, è YouTube. E adesso una piccola pausa con un gruppetto di ragazzi del 99. No. Un gruppo, un po' di musica e poi c'è un ospite straordinario nel finale. Intanto sgranchitevi un po'. Ah, scusate, c'è un collegamento, mi dicono via Skype, del meetup di Viareggio, con i Maremoni. Marema, ci siete? Ci siete? Sì, come va? Come va? Come sta andando? Sì, sì, ti sento, parla pure. Ciao Torino, ciao, qui siamo a Viareggio, abbiamo raccolto mille firme, il DAP della gestione si è diviso in due, abbiamo fatto un bacetto a Viareggio, un bacetto a Pietra Santa, il totale delle firme 1400 firme, una cosa veramente incredibile, siamo in mezzo a due fuochi, c'è il bacetto del PD e il bacetto del PDL, in mezzo a loro, stiamo sabotando, Beppe. Ci stanno sabotando, ma è normale, le studiano tutti, aspettate di tutto e di più, ma noi siamo, andiamo avanti lo stesso, comunque grandi, grazie a tutti e la Marenza che sia sempre più maglia. Signore, adesso c'è una cosa secondo me straordinaria, che è la conclusione di una serata sull'informazione, è la testimonianza come per 50 anni in questo paese non c'è più l'informazione. Io sono per dirvi questo, io sono per dirvi che chiunque può fare informazione,
non ci sono giornalisti buoni e giornalisti cattivi, chiunque è informatore e informato. La rete è questa, la vera informazione la troveremo lì, chiunque può farlo, la democrazia dal basso. Bene, l'esempio di come non c'è mai stata realmente l'informazione in questo paese è la figlia di un signore che è stato assassinato alcuni decenni fa, che si chiamava Aldo Moro, ed è venuta qui a spiegarci e a dirci qualche cosa su una delle più grosse vicende di questo paese, Maria Livia Moro. A piedi no. Grazie di essere qui. Perché sono venuta qui? Me l'ha appena chiesto un collega giornalista. Perché tutte le volte che posso avere la voce, io me la prendo. Voi siete qui per testimoniare che in questo paese esiste ancora la libertà di espressione, sancita dalla Costituzione. Ho letto che questa manifestazione sarebbe forse da considerarsi un atto terroristico. Allora, Aldo Moro, che voleva che non ci fossero extra parlamentari, ma solo persone con pari dignità sedute in Parlamento a parlare per trovare ogni mediazione possibile, sarebbe anche lui da considerare un terrorista. C'è da dire che il nostro paese è diventato, poi però uno vede queste manifestazioni si consola, è diventato privo di memoria e di compassione. Sembra un paese diverso da quello nel quale sono stata allevata, un paese che amavo tanto e che voglio lasciare. Cosa si può fare? Cosa si può fare? I giornalisti hanno un grande potere, ma non lo usano quasi mai. Quelli che lo usano in genere vengono uccisi. Ma è possibile che sia così pericoloso fare il bene e schierarsi dalla parte della verità? È pericoloso. Ciò non toglie che vada fatto ugualmente. Vedete, io non so bene cosa avrei dovuto dirvi, quindi vi parlerò come faccio sempre quando parlo, tirando fuori delle sensazioni dal mio cuore. In genere sono sensazioni dolenti, amareggianti, tristi, perché la vita è molto dura. È dura per tutti, io non ho nessun primato nel campo del dolore, ma lo conosco molto bene e quindi voglio essere nella trincea dove sono le persone che riconoscono il dolore altrui. Cosa potete fare? Cosa possiamo fare? Che senso ha? Credo che abbia il senso di fare una cosa insieme, invece che contro. Questo è un modo un po' colorato
di chiamare una giornata, ma nella sostanza è un modo di chiamare a rapporto quelli che si riconoscono nell'essere a favore di. E io voglio essere a favore delle persone, esattamente come era mio padre. E non mi importa niente delle etichette, del colore politico, delle bandiere di uno schieramento dell'altro. Mi importa soltanto dell'afflato del cuore. Io non mi sento mai a disagio quando sono in mezzo alla gente, mentre mi sento spesso a disagio quando vedo la recita della vita politica. Ogni volta che seguo i titoli di un telegiornale mi viene una rabbia pazzesca, perché sembra un rimbalzare tipo ping pong di cose già dette e ridette, senza un filo, soltanto una specie di incentivazione alla paura, come se nella vita non ci fosse nient'altro che crimini e disagi. Ci sono, ma non sono solo questo, se no ci saremmo già suicidati tutti. Ci sono i bambini che sorridono e che hanno parole di verità. Ci sono le persone buone che aiutano altri, che sono sconosciuti a loro. Ci sono miliardi di esempi di buona volontà nel quotidiano. Non è tutto marcio, non è tutto male, non è tutto perduto. Tante altre volte nella vita dell'umanità è sembrato tutto perduto, ma non è così. Da quando sono in grado di ricordare, mi sono dovuta confrontare con cose che erano troppo più grandi di me. Quando ero molto piccola, passavo tre quarti del mio tempo libero in balcone, abitavamo al quinto piano, nella speranza che questo balcone si staccasse ed impedisse di vivere gli anni del futuro che io pensavo e presentivo tragici. Il balcone non si è staccato, ma gli anni del futuro sono stati davvero terribili. Eppure c'è un qualche cosa nell'animo umano che ti impedisce di arrenderti del tutto, che ti dà la sensazione che vale ancora la pena. Io non so quale sia la ricetta magica, mi piacerebbe che ce ne fosse una, ma non c'è. Credo fermamente che ognuno di noi possa fare la sua parte, essendo meno impaziente, meno, come posso dire, dogmatico, un po' più elastico e cercare di vedere quali sono le ragioni degli altri. È vero che questo paese non si sente più rappresentato dal ceto politico e tutti lo sanno tranne il ceto politico stesso. E non importa chi vinca, perché non è lì la vita reale. La vita reale è qui, è nelle difficoltà dei giorni quotidiani, senza auto blu, senza privilegi, senza vantaggi. La politica ha un grande valore, a me è stato insegnato, ma solo se è fatta come servizio verso la collettività. Solo se ha la sua mobilità di pretendere per l'umanità un futuro migliore, solo se riconquista il senso delle cose che non passano, solo se a favore dei più piccoli, non sempre contro, non si può vivere contro, bisogna vivere a favore. Il fatto che voi siate qui, oggi potevate essere in gita in qualche bella montagna, vuol dire che vi importa,
chiedo a nessun messaggio particolare di speranza. Vorrei però condividere con voi una cosa che mi ha tanto colpita quando l'ho letta. Nell'antico Egitto c'era una dea che si chiamava Maat, dea della verità e della musica. E questa dea aveva l'incarico di togliere la piuma che portava sul suo, chiamiamolo, cappello e posarlo sul piatto della bilancia. E sull'altro piatto della bilancia sarebbe andato il cuore della persona morta che doveva guadagnarsi l'entrata nel Duat, il regno dei cieli. I piatti della bilancia dovevano restare impari. Il cuore doveva essere leggero quanto la piuma. È un'immagine bellissima. È lontana da noi migliaia di anni. Ma una dea della musica e della verità. Una dea che con la sua piuma c'è una cosa che ha un valore soltanto simbolico, possa decretare la salvezza di un'anima. Io vorrei che il nostro pensiero, il nostro modo di vivere, il nostro agire, le nostre azioni fossero tali da rendere il nostro cuore leggero. E possiamo farlo. E non è questione di essere in questa piazza o nell'altra piazza. Si può essere col cuore leggero dovunque. Non importa se uno è competente, saggio, ricco, potente, se ha studiato. Importa solo l'intenzione che mette in quello che fa. Sapete? È una cosa molto facile a dirsi e molto difficile a farsi, perché bisogna superare il proprio egoismo, la propria stanchezza, i propri timori, la stanchezza di giorni sempre uguali che sembrano portare verso il niente. Ma la verità ha una sua forza e viene sempre fuori. C'è una grande bellezza nella verità che sopravvive alle brutture del mondo. Vedete, mio padre è morto in un modo terribile e tutti i giorni cercano di cancellarne la memoria, facendone passare un'immagine che non assomiglia neanche vagamente a quello che lui era. Eppure, a dispetto di questo così lavaggio del cervello collettivo, la bontà che lo distingueva rimane. E la gente normale, la gente che era abbastanza grande nel 78, la gente piccola che mi ha sentito parlare, si emoziona. Si emoziona non perché questa era una persona conosciuta, non perché aveva delle cariche, non per la sua morte così drammatica. Si emoziona perché gli riconosce questo bagliore di verità, che è quello per cui è stato ucciso. Io vorrei trasmettervi il mio grazie, il senso di chiarezza che provo ad essere qui, e il senso di gratitudine perché voi siete in tanti. Io non faccio parte di questa organizzazione, anzi non faccio parte di niente. Sono un battitore libero, sono in un partito che si chiama Coscienza ed è solo il mio. Non ho neanche una squadra, sono proprio sola. A parte mio figlio che ho torto collo, mi spalleggio, ho torto collo perché è sempre angustiato per me.
addolorato delle amarezze, delle sgarberie, degli atti di violenza gratuita di cui siamo stati oggetti. Ma in questo essere in apparenza sola c'è una grande forza. Non devo rendere conto, soltanto al mio cuore. E mi sento libera, e mi sento forte, e mi sento degna di amore. E voi lo siete, nella misura in cui agite in modo che le vostre azioni rendano il vostro cuore leggero, leggero come una pluma. Questa giornata così importante nella sua unicità e stranezza comincia con una V. E io per una volta vorrei rubare questa V a Grillo e dire che c'è tanta gente che dovrebbe vergognarsi. Vedete, vergognarsi è più forte della parola che comincia con V e che segnala questa giornata. Vergognarsi riguarda l'anima, la coscienza e la vita, perché il resto è folklore, ma c'è una vergogna con cui si fanno poi i conti. Non è richiesto di fare cose eroiche, è richiesto di essere coerenti. Questo vale per i giornalisti, per i politici, per il panettiere, per chi legge, il camionista, il soldato e tutti quanti. Non ci sono alibi per essere degni della dignità che è in ogni uomo. E si deve scegliere non una volta e basta, di scegliere tutti i giorni, tante volte al giorno, anche quando uno non ce la fa più. Si deve scegliere di rialzarsi la mattina, di andare in un luogo di lavoro sgradevole, di andare, non so, in una metropolitana sovraffollata, di stare nel traffico come noi a Roma, con tutti che ti tagliano la strada, ti urlano, ti fanno delle cose, e non perdere quel bagliore della dignità che è dentro di noi, che nessuno ci può togliere. Ha voglia a dire, non è vero che le persone vanno come le pecore in una direzione. Spesso sono stanche, spesso non sono motivate, spesso non ne passano più, però poi si rialzano. Chi vince nello sport e non solo è quello che si rialza una volta di più, è quello che è convinto di potercela fare a dispetto di tutto e di tutti, è quello che vuole vedere e vede la luce alla fine del tunnel. Questa è la mia verità e io ve la regalo e vi chiedo di ricordarvi di là, terra della verità e della musica. Grazie. Maria Fidamo. Bene, siamo quasi giunti alla fine. Io devo farvi solo i miei complimenti. Non c'è stato un atto di violenza, non c'è stato un atto... Se vi portate via l'immondizia sarebbe anche una cosa meravigliosa. Siete stati in piedi 6 ore, senza bere, senza fare. Siete veramente straordinari. Oggi è iniziato qualcosa, che porteremo avanti con le liste civiche. Ragazzi dai 20 ai 40 anni entreranno nei comuni, la politica si comincia da lì, è nei comuni che svendono la vostra vita, che fanno, decidono gli inceneritori dall'alto, perché nei comuni non ci sono più i cittadini.
noi saremo i cittadini informati di domani con il letto, noi continueremo quello che hanno fatto i nostri nonni e i nostri zii, saremo cittadini informati dentro i comuni e quando uno di voi, anche piccolo, magro, senza appartenenza a partiti, con la sedia penale pulita, entra in un comune con un PC portatile e riesce a creare un corridoio di trasparenza di quello che succede nei comuni, per loro è finita. Io mi abbraccio da tutti, non pensavo di arrivare a 60 anni e sentire le cose che sento. Grazie, una foto così, con le dita alzate me la volete fare. Sarà il mio ricordo, il ricordo di Ciro. E non preoccupatevi se domani diranno che c'era poca gente, chiedo già i titoli, mi so già, 30.000 persone, poca gente, Grillo offende il Presidente della Repubblica, io non ho offeso nessuno, non abbiamo offeso nessuno, abbiamo fatto una giornata di grande democrazia, grazie a tutti. Tutte le cose che non sapete sono vere. Il 25 di aprile noi ci dobbiamo riunire. C'è ancora molto da fare, ancora molto da dire. Perché è passato l'inverno, è caduto il governo. L'Italia è diventata un inferno. Al di te, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione della rivoluzione. Ci fai o ci sei, ma non vedi che tutto il mondo fa brutto, è sempre più distrutto ed ogni giorno è un lutto, non te l'hanno detto, l'hanno scritto e messo dentro un trafiletto di quel poliziotto, spari altezza uomo, voglio un mondo nuovo e sono qui che suono per quel tibetano che pregava inerme, per quello studente che di armi niente. E se tu sei di parte, sto dall'altra parte, perché sto connesso, io non sto in disparte, perché parte in rete, scalcia come un muro, quindi qui con